Ancora notizie drammatiche, tragiche ci giungono da Palermo e come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino, il sostituto ideale di Falcone, come noto, nella lotta, in prima fila nella lotta contro la mafia, l'altro grande candidato alla cosiddetta super procura. Borsellino sarebbe rimasto ferito in un attentato che è stato comunque devastante e che ha fatto numerose vittime. Sul luogo dell'attentato, nella zona della Fiera di Palermo, c'è per noi, collegato in diretta via audio, Salvo Sottile. A te la linea, Salvo. Buonasera, direttore. Sono scene da apocalisse. A 2 mesi dalla strage di Capaci, dalla morte del giudice Falcone, della moglie e dei 3 agenti di scorta, la mafia torna a colpire. Questa volta nel mirino è finito il procuratore aggiunto Paolo Borsellino. Le scene che ci si presentano davanti sono apocalittiche. Un palazzo di 11 piani è stato diverso dalle esplosioni. 30 macchine distrutte in una stradina molto stretta, una traversa di via Autonomia Siciliana. Buonasera, edizione straordinaria del TG1. Oggi a Genova è iniziato il G8, per tutta la giornata ci sono stati scontri violenti. Poco fa la notizia che un ragazzo, un dimostrante, sarebbe morto. G8 muore a Genova negli scontri con le forze dell'ordine al termine di una giornata di violenze. In gravi condizioni anche una seconda manifestante, gravissimo, un carabiniere. Allora, buonasera a tutti, benvenuti, parlo da fuori campo. Ecco, questo applauso lo dedicherei in ricordo, in realtà, della giornata e delle vittime della strage di Via D'Amelio, per la quale non abbiamo scelto a caso questa data. In realtà l'avevamo scelta per il 20 luglio. Infatti anche il manifesto al centro è sbagliato. Questa sera è il 19 luglio, perché avevamo voluto proprio portarla in questa data, avere la possibilità di ricordare in maniera dignitosa e degna coloro che non ci sono più, coloro che sono scomparsi, non solo in quel tragico evento, ma vogliamo ricordare anche le vittime che sono vive. Ed ecco perché abbiamo collegato 2 cose che sono assolutamente improponibili da sovrapporre. Quindi qualcuno ricorderà i fatti, come abbiamo visto adesso dal video del G8 di Genova, in cui ricorre il ventennale in questi giorni, domani esattamente, ma soprattutto, ripeto, di coloro che non ci sono più. Un'iniziativa che è fatta soprattutto perché molte sono vittime in divisa. Noi abbiamo cercato di circoscrivere a queste parole un concetto che purtroppo stride e stritola molte volte le persone che portano le divise. Nessuno è ovviamente sopra la legge, ci mancherebbe, ma è vero pure quando qualcosa capita, qualcuno chiama a rispondere, persona in divisa, diventa un problema angosciante per coloro che si trovano in questa situazione, perché vengono sottoposti a una gogna giudiziaria lunga, tortuosa, difficile, molto, molto penosa anche sotto il profilo familiare, economico, personale. Però niente, non sono bastati 20 anni per arrivare a ragionare su una tutela che fosse degna di questo nome, una tutela che va garantita a coloro che lavorano per lo Stato. E ribadisco che già sono previste pene aumentate giustamente per coloro che commettono reati in divisa, ma altrettanto dovrebbero essere previste delle tutele maggiori per coloro che lavorano per lo Stato e in nome dello Stato. Abbiamo migliaia di casi
Basti pensare che ogni 3 ore abbiamo un accesso al pronto soccorso da parte di persone ferite in divisa. Ogni 3 ore c'è una persona che finisce al pronto soccorso. Questo dibattito di questa sera, ringrazio gli ospiti, poi li presenteremo uno a uno, ovviamente. Però prima di tutto volevo presentarvi i direttori, gli organizzatori, coloro che ci hanno messo anche fisicamente la loro opera nel realizzare questa serata. E per primo passo la parola al segretario generale provinciale del nuovo sindacato dei Carabinieri, che per la prima volta lavoriamo insieme a un sindacato di polizia, ed è una bellissima iniziativa, devo dire, Fabio Riccio, che è la mia totale destra in questo caso. Prego. Buonasera a tutti. E pensare che fino a poco tempo fa era impensabile per i Carabinieri organizzare una manifestazione del genere. Oggi, voglio dire, le cose sono cambiate, però sono cambiate solo fino a un certo punto, perché, come diceva il vicepresidente, dovranno evolversi al meglio, perché comunque veramente sta diventando un qualcosa di paradossale per gli appartenenti alle forze dell'ordine. Comunque ringraziamo anche il collega Brugnano, che comunque ci ha permesso, insomma, di organizzare questa manifestazione insieme a loro, perché comunque, essendo sindacati dell'Arma dei Carabinieri, siamo alle prime armi ancora, e comunque abbiamo già una strada aperta grazie proprio alla Polizia di Stato, che comunque sono già da 40 anni che sono nel settore. E vi ringrazio tutti quanti che siete arrivati qui a questo convegno. Ah, grazie a te, gentile. Chiamiamo l'altro invece anello mancante, la seconda faccia della medaglia, che ha organizzato. L'ho visto io fisicamente oggi arrampicato su una sedia, anzi su una scala, a pendere anche lo striscione, anche se con data sbagliata. Giuseppe Brugnano, segretario nazionale del sindacato di polizia FSP. Sì, grazie a tutti, benvenuti questa sera a questa importante iniziativa. Come diceva chi mi ha preceduto, da Franco Maccari a Fabio Riccio, una manifestazione soprattutto per il nuovo sindacato Carabinieri, impensabile fino a poco tempo fa. Fabio Riccio è un neofita del sindacalismo dell'Arma dei Carabinieri, ma a dire il vero, ho detto, ho avuto il modo di anche confrontarmi con il loro segretario generale, è già un passo in avanti rispetto a quello che tutti ci aspettavamo. Quindi bravo a Fabio, grazie per essere stato al mio fianco per questa iniziativa. Un convegno, che è una manifestazione, come ha riportato questa qualche testata giornalistica, l'ha definita una contromanifestazione a quello che sta succedendo a Genova. Tutto falso, questa non è una contromanifestazione, è una manifestazione che ha una sua autonomia, una sua realtà e un suo modus operandi. Questa è una manifestazione che vuole ricordare quei tragici fatti, a partire da 29 anni fa, da quel 19 luglio dove morì il giudice Borsellino e i colleghi della scorta, ma si ricollega a quello che è successo al G8 di Genova, dove ci furono, prima della Diaz, dove viene riecheggiata in ogni testata giornalistica, c'è una fotografia che è Piazza Limonda, dove c'era questo ragazzo, all'epoca un ventenne, Mario Placanica, un amico di questa città, salito agli albori della cronaca per essere stato l'assassino, per essere stato che ha ucciso Carlo Giuliani. In quella circostanza, in quella Piazza Limonda, morirono 2 persone, o meglio, morì Carlo Giuliani, ma non ci portiamo dietro una vittima vivente, che è Mario Placanica. Mario è un amico, un collega, ha una sua storia a Genova, il G8, ma è la nostra storia. Noi a Mario ci siamo stati vicini dal primo momento in cui era stato abbandonato dalla sua amministrazione, in cui dal primo istante in cui l'Arma dei Carabinieri parlava di ex appartenente all'Arma dei Carabinieri. Abbiamo vissuto tutte le sue vicende, l'incidente stradale, la morte del padre fino a un anno fa. Permettetemi di dire qualche cosa, qualche ricordo. Era il 20 luglio di 20 anni fa domani, ma il 19 di luglio il signor Placani, che è il papà di Mario, veniva coinvolto in un grave incidente stradale. Figuratevi voi che gogna, non solo mediatica, ma anche umana, si portava dietro la famiglia di Placanica. A dover sopravvivere con due
ipotetiche persone che stavano per morire in quella famiglia, il papà e il figlio. E chi ha supportato tutto, e per la prima volta appare questa sera in una manifestazione pubblica dopo 20 anni, è la signora Placanica, la mamma di Mario. Eccola qua che è qui con noi questa sera, al quale va un grandissimo applauso, e ci stringiamo veramente intorno alla famiglia Placanica, la mamma di Mario, per aver supportato e sopportato Mario in ogni circostanza. Io non ruberò più tempo, anche perché chi parlerà dopo di me sicuramente sono ospiti illustri, non solamente del nostro vertice, cioè il nostro segretario generale Walter Mazzetti, cioè i vertici del nuovo sindacato Carabinieri, non solamente il segretario generale, cioè l'avvocato Giorgio Carto, un amico per noi di lungo tempo. E poi illustri ospiti, che poi il direttore che oggi vi presenterà nel corso della serata. Al momento grazie a tutti e buona serata. Io ho il dovere, per prima di passare la parola al moderatore, di avvisarvi, ma questo lo dico quasi a tutela vostra, insomma, che siamo in diretta Facebook, grazie a Catanzaro Village, che sono sempre presenti qui con noi e che garantiscono non solo a questo, ma anche altri servizi, altre iniziative, sempre presenti, grazie davvero di cuore, ma c'è anche, verrà tutto registrato sulla testata liberi.tv, che ovviamente quindi potrete ritrovare anche voi se siete seduti magari in maniera scorretta, se vi comportate in maniera poco, se non applaudite, insomma, quindi dovete prestare attenzione. No, mi fermo qui perché giustamente ci potrebbero essere altri atteggiamenti poco consoni. Passo la parola sicuramente al moderatore, mi permettete solo di una parola. Noi abbiamo contattato per fare questo dibattito anche persone che apparentemente non sono lontano da noi, ma in realtà no, perché noi abbiamo solo voluto dialogare, discutere e parlare di questi argomenti. Abbiamo colloquiato amabilmente, devo dire, anche con Caruso, abbiamo colloquiato con il mio conterraneo che adesso sta a Palermo, Bertinotti. Devo dire che però sono stati tutti gentili a essere corretti, perché almeno non hanno declinato per partito preso o per cattiva volontà, compreso Luca Casarini, che prima ho detto mio conterraneo, ma non avevo detto il nome. Avevano veramente altri impegni, chi è sulla ONG, chi è a Genova, insomma. Però il dialogo almeno si poteva aprire. Questa sera invece c'era qualcuno che pretendeva di voler parlare qui senza volersi chiedere il permesso. Francamente mi sembra poco deontologico e poco carino. Vabbè, non mi pare che ci siano, quindi non solo, comunque non gliel'avremmo data la parola, perché non si fa così, si fa quello che abbiamo fatto noi: si mette in parterre, si mette a confronto, si discute, ci si confronta, magari ci si scontra, ma ci si capisce, forse, o si tenta il dialogo. Davvero la battuta al moderatore, perché io e lui siamo stati 20 anni fa, eravamo presenti a Genova, ovviamente in vesti diverse, era come Black Bloc, io no, scherzo ovviamente, lui era come giornalista d'azione molto, molto impegnato, io ovviamente ero il sindacato, abbiamo visto una città, come siamo arrivati, una città che sembrava spettrale, una situazione davvero incredibile, una città però che, su cui poi si può discutere di tutto quello che è avvenuto, sicuramente però dava i brividi per l'intensità della tensione che c'era, a prescindere, prima ancora che cominciassero le manifestazioni o i lavori, c'era già una tensione palpabile. Però adesso io vi regalo un'ultima fotografia passandogli il microfono, quella camionetta dove poi dentro c'era il carabiniere Placanica, dentro c'era un carabiniere, veramente ce n'erano tre. Fuori c'era un popolo variegato. Alcuni di questo popolo variegato avevano in mano cose che normalmente noi abbiamo, utilizziamo, no? Per avvicinarci a qualcuno. Una palanca di legno per sfondare i finestrini. Utilizziamo sempre, no, questi oggetti, sassi, masse, mazza, estintore. Ovviamente col passamontagna, ovviamente. Dico cose normalissime, no? No, non sono normali. Ecco,
Partiamo anche da questo frame. Come non sono normali tante e si fanno tante valutazioni sulla gestione dell'ordine pubblico, bisogna anche dire da che parte sta essere corretti e essere scorretti, commettere reati e non commetterli, essere vittime o non vittime. La battuta finale è: prima di pensare a Caino bisognerebbe difendere Abele. Prima Abele in Italia, poi Caino. La parola quindi adesso al moderatore, apriamo il microfono. Il moderatore è super conosciuto, appunto, è il direttore della DN Kronos, Gianmarco Chiocci, che è un'agenzia di notizia, seconda agenzia in Italia per numero di frequentatori, ma ci tiene a dire che è la prima per quanto riguarda tutto il mondo social. Abbiamo al volo ripreso l'onorevole Vandaferro, che adesso è arrivata. Sbarelliamo tutte le classifiche, ma adesso vediamo di risolvere. Grazie Gianmarco di essere venuto, è un onore averti qui. A te tutta la parterre. Ah sì, giusto. A te tutto il parterre e anche tutto il pubblico. Grazie infinite. Allora, come diceva Franco, 20 anni fa io ero a Genova, ero in Piazza Limonda, ero con i poliziotti poi famigerati, cosiddetti famigerati della Diaz. Si sente? E ho raccontato per il mio giornale, per quello che era all'epoca il mio giornale, che era Il Giornale di Milano, serve quello? No. Raccontavo un'altra storia rispetto a quella che era la narrazione comune, il pensiero unico dominante. Sì, eccomi. E quindi quando Franco mi ha chiesto di venire qui per fare da moderatore 20 anni dopo, io ovviamente ho rifatto un tuffo nel passato. Si è detto poco fa che, ha detto Brugnano, che oltre a Carlo Giuliani è morto anche se poi è rimasto in vita, è morto un carabiniere, sono morti anche dei poliziotti che sono rimasti in vita e che si proclamano innocenti, perché erano la Diaz, ma è documentato che non hanno fatto niente, ma sono stati gli unici ad essere condannati. Come vi dicevo, io ero con loro, c'ero, e tutto quello che, diciamo, negli anni è stato raccontato non ha tenuto conto dell'altra verità soprattutto che riguardava un ragazzo che sta qui stasera. Si disse all'epoca: è morta la democrazia in Italia al G8 di Genova. Mi sono preso degli appunti perché ve li voglio leggere. Il PM di allora disse: la più grande violazione dei diritti umani in un paese democratico dal dopoguerra. Amnesty International: la violazione dei diritti umani mai visti nella storia recente in Europa. La Corte Europea dei Diritti Umani a Strasburgo disse: fu tortura. E tutti da lì cominciarono un nuovo corso contro la polizia, contro i carabinieri, contro le forze dell'ordine. Eppure le narrazioni dei fatti di Genova, molti di voi così se le ricordano appena, ma erano fatti devastanti per chi c'era, e anche i cosiddetti manifestanti hanno dei ricordi agghiaccianti di quei giorni. Franco l'ha accennato: città a ferro e fuoco, macchine bruciate, supermercati e banche saccheggiate, la gente rinchiusa in casa, terrorizzata, lacrimogeni, la gente disperata. Ebbene, in tutto questo c'era un gruppo che si diceva Minuto, i cosiddetti Black Bloc, le tute nere, antagonisti, che dovevano essere 10, poi 20, poi 30, alla fine erano migliaia, e queste migliaia si sono aggregate le altrettante migliaia di tute bianche in quella che poi è sfociata in una guerra civile, anche se localizzata in una sola città. Per anni si è parlato solo ed esclusivamente di Placanica, lo si è linciato, lo si continua a linciare tutt'oggi, si è parlato solo ed esclusivamente delle violenze della Diaz, solo ed esclusivamente di Bolzaneto, ma nessuno
né all'epoca né oggi, 20 anni dopo, parla per esempio di quello che fu il processo ai manifestanti che devastarono una città. Ci sono delle immagini fatte con gli elicotteri dei carabinieri di una città che sembra Beirut, fumo da tutte le parti, una scena apocalittica, quella sì apocalittica. Ci fu un processo per questi manifestanti, diciamo così, esuberanti, migliaia che misero, come detto, a ferro e fuoco. Bene, di questi migliaia, alla fine, solo una quarantina andarono a processo e solo 10 di quelle devastazioni furono condannate. In tutto quello che è stato Genova in quel periodo e da quel momento in poi è nata, diciamo, una tensione spasmodica su tutto ciò che era le divise per partito preso erano il male assoluto, anche oggi c'è qualche politico che ha paura delle divise. Ovviamente, come dice Franco, qui non bisogna difendere chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato, se un poliziotto, un carabiniere ha sbagliato deve pagare 2 volte. Però lì è nato il partito trasversale a Genova dell'antipolizia, un partito che trova adepti nella politica, che trova adepti tra i miei colleghi giornalisti, tra i media di tutto il mondo, gli intellettuali, magistrati addirittura. E quindi è nata quella cultura del sospetto che per partito preso non vede più il carabiniere o il poliziotto dalla parte della ragione, ma il carabiniere e il poliziotto hanno torto a prescindere, e spesso e volentieri capita che il criminale accusi un poliziotto e viene creduto sulla parola più del poliziotto. Questa cultura del sospetto purtroppo ha punito e continua a punire Placanica, per tornare a Genova, ma ha punito per anni i nostri migliori investigatori, i nostri migliori poliziotti, i nostri migliori carabinieri, di cui qui abbiamo un esempio incredibile, che è il capitano Ultimo. Da Mori a Ganser, gente che ha arrestato Riina, i più grandi narcotrafficanti del mondo, tutti i vertici della Polizia di Stato, tutti quanti a processo, tutti quanti a processo, tutti quanti colpevoli ancora di una sentenza, come sono stati giudicati colpevoli tutti quei carabinieri che hanno sbagliato nel caso di tanti ragazzi, come il caso Cucchi e in altri casi, come il caso Androandi, caso Uva e tanti ancora. È recente le immagini del poliziotto che spara all'extracomunitario col coltello a Termini. Pronto? Ecco. Non so se avete seguito quello che è successo al carabiniere ucciso a Roma, si chiamava Cercello, un eroe ucciso a Roma da 2 baluardi americani, alla fine sotto processo c'è andata l'arma dei carabinieri. Bene, tutto questo per dire che il partito dell'antipolizia purtroppo è diffuso, ma non vincerà. È nato a Genova, si ricorda di farsi da parte solo quando ci sono dei morti tra i carabinieri e polizia, come la ricorrenza di quello che è accaduto in Via D'Amelio. Ecco, una delle, tra virgolette, vittime, e proprio da lui vorrei cominciare, di questo sistema deviato che ha, diciamo, anche nella parte mediatica delle grandissime colpe, è, diciamo, l'assessore regionale all'ambiente, il grande capitano Ultimo, a cui adesso passo la parola. No, grazie. È importante che essere in Calabria oggi, è importante trattare questi temi, portare questi temi al centro del dibattito dalla Calabria. E non è un caso che questa voce nasce dai sindacati della Polizia di Stato, dai sindacati dei carabinieri, dai sindacati militari. Perché è la voce semplice, è la voce di chi vive sulla strada, di chi ha dato la propria vita in mezzo alla strada, senza secondi fini, senza così, di quelli che hanno combattuto come Mario Placanica, senza rete. Noi sulla strada siamo senza rete.
affrontiamo il nemico di volta in volta con quello che abbiamo. La forza più grande che abbiamo avuto e che abbiamo al di là dei mezzi è stata sempre i valori che ci hanno insegnato i nostri genitori, i valori che ci hanno insegnato l'arma, la polizia, nelle caserme. Siamo cresciuti con poco e siamo sempre stati fieri di essere cresciuti, di avere vissuto con poco, perché quel poco che avevamo l'abbiamo sempre diviso nelle caserme, specialmente i carabinieri di basso grado. E noi siamo quei carabinieri di basso grado che hanno visto questi carabinieri ausiliari. Cosa gli potevamo dire noi a un carabiniere ausiliario? Gli abbiamo insegnato, gli abbiamo dato quello che avevamo, gli abbiamo insegnato, quelli più vecchi di noi hanno cercato di tramandargli il senso del sacrificio che non paga, cioè il lavoro, il donarsi, avendo poi derisione, ingratitudine. E infatti oggi siamo qui a riconoscere l'ingratitudine, la derisione, l'indifferenza con cui un combattente giovane viene messo davanti alla storia, davanti ai media, da solo. Perché quelli più grandi di lui, quelli che avrebbero avuto il dovere di prenderlo, di stargli accanto a lui, alla sua mamma, al suo papà, alla sua famiglia, non se la sono sentita, perché erano troppo elevati. E quando uno è elevato c'ha interlocuzioni diverse da chi vive sulla strada, si dona sulla strada, muore sulla strada e combatte sulla strada. Ora noi siamo qui prima di tutto a chiedere scusa a questa signora, a questa mamma, che è anche la nostra mamma. Gli chiediamo scusa perché non siamo stati in grado, noi tutti non siamo stati in grado di prendere il suo figlio giovane, che lei si era affidata di noi. Non siamo stati in grado di prenderlo e di tenerlo con noi sempre e comunque, al di là di ogni valutazione, di ogni giudizio. Perché quando si sta sulla strada è facile parlare delle partite dopo che sono giocate, tutti i professori, ma sulla strada in quel momento ci sono le persone, c'è la vita che scorre, c'è chi combatte, chi attacca e chi è attaccato, chi aggredisce e chi è aggredito. E questa è la differenza. Da una parte chi pratica la violenza, dall'altra chi cerca di limitare questa violenza per proteggere gli altri e anche giustamente se stesso. Quindi che cosa possiamo dire per non fare troppe cose? Possiamo dire che l'abbandono continua, possiamo dire che oggi stiamo ricordando ancora una volta Paolo Borsellino, stiamo parlando ancora una volta degli uomini della scorta, degli agenti caduti, e li stiamo ammazzando un'altra volta. Come li ammazziamo? Li ammazziamo con l'indifferenza, con l'ipocrisia. Noi oggi stiamo parlando della scorta del giudice Borsellino, del giudice Falcone. Noi oggi stiamo parlando di 7 euro di straordinario. Questo vale un'ora di straordinario delle scorte. Vergogna! Vergogna, mille volte vergogna! Via questa politica dall'Italia! Via questo sfruttamento dall'Italia! Via questa ipocrisia dall'Italia! Rimettiamo al centro le forze di polizia, i carabinieri, i finanzieri, la polizia di Stato. Rimettiamoli al centro, così come rimettiamo al centro della sicurezza il diritto alla sicurezza dei cittadini e non delle lobby, il diritto alla sicurezza delle famiglie. E questo si costruisce insieme, come si sta facendo in questo momento qua sulla strada, senza secondi fini. Grazie. Sergio, volevo solo chiederti una cosa, ma secondo te questo partito trasversale dell'antipolizia esiste ancora, esisterà ancora per molto? Io credo nel partito delle lobby che manipolano le banche e si arricchiscono sulle spalle della polizia, dei carabinieri, ma dei cittadini, dei lavoratori, degli operai, dei contadini, gente abbandonata a se stesso. Qui c'è gente che ci ha ingannato e ci continua a ingannare, poi per che cosa? Per fare business. Qui ci sono le lobby che manipolano le banche e il CSM e vincono su tutto e su tutti. Quindi il problema delle forze di polizia è: noi pretendiamo che della sicurezza ne parlino chi la pratica. Qui non c'è mai una volta che chiedono a un carabiniere, a un poliziotto, scusa, cosa ti serve per distruggere l'Ndrangheta? Cosa ti serve per distruggere Cosa Nostra? Mai, mai. Sono scomparsi, non esistono più. Parlano tutti della sicurezza dei cittadini, tranne chi va sulla strada e ci muore.
Allora, questa è una patologia. Credo che qua in Calabria stiamo invertendo questa tendenza, lo stiamo costruendo anche con la commissione anti-ndrangheta. Stiamo chiedendo ai sindacati delle forze di polizia che cosa vi occorre, quali sono le difficoltà che avete a vivere in un paese caratterizzato da una presenza di 416 bis. Ma lo chiediamo anche agli artigiani, lo chiediamo anche agli imprenditori, lo chiediamo ai cittadini. Perché è così che possiamo noi riportare al centro del dibattito della sicurezza gli operatori di polizia. Qui non esistono più, esistono grandi maestri che sono cattivi maestri. Grazie. Andrea Di Lazzaro è l'autore del libro Mario Placanica, il carabiniere, è un ex carabiniere. Ed è, insomma, ha il merito di averlo fatto parlare dopo tanti anni di oblio, tanti anni di derisione, di minacce, come abbiamo detto prima, tanti anni di abbandono. Perché questo libro 20 anni dopo? E non prima, soprattutto. Buonasera. Io innanzitutto volevo spendere due parole su me stesso. Mi chiamo Andrea Di Lazzaro, ho prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri per circa 4 anni, ho fatto il carabiniere ausiliario, la scuola sottufficiali, ne approfitto per salutare tutti i miei compagni di corso del 142esimo. Circa quattro anni. Poi per motivi che non sto qui a spiegare ho lasciato l'arma, sarà stato il richiamo del mare perché io ho cominciato a fare l'istruttore di vela e il comandante di imbarcazioni già a 18 anni, 19. E, però ho sempre sentito dentro di me questa nostalgia. E in effetti tentai anche una riammissione che poi non andò a buon fine. Si vede che era destino che io dovessi arrivare poi a 54 anni a fare qualcosa sempre da prova, ok, scusate, mi risiedo perché poi ho degli appunti, altrimenti non riesco a leggerli. Dicevo, fare qualcosa da carabiniere ancorché in congedo, perché io negli anni mi sono poi riavvicinato al servizio, alle problematiche dei colleghi che sono ancora in servizio, che mi stimano, che mi dicono tutti i giorni: Andrea, sei uno dei nostri, sono nella loro chat, sono tutti sottufficiali che hanno raggiunto gradi apicali nella gerarchia dei sottufficiali, luogotenenti, alcuni sono diventati anche ufficiali. E l'idea di questo libro nasce così. Anni fa ho riflettuto: possibile che su Carlo Giuliani ci sono siti internet, blog, non so quanti libri, conferenze, cerimonie, l'aula al Senato, il cippo commemorativo, e Mario Placanica? Mario Placanica niente, è il carabiniere ausiliario mandato allo sbaraglio, e, se vogliamo, anche è stato definito un fanatico, un violento, un rozzo. Io mi sono detto, vediamo se riesco a conoscere, a parlare con Mario Placanica. E tramite l'avvocato Ludovico Antonio, che era uno dei suoi ultimi, diciamo, avvocati che l'ho assistito, sono riuscito a parlare al telefono con Mario Placanica. E ho scoperto una persona che assolutamente non mi aspettavo. E nella sua iniziale diffidenza, perché Mario è una persona, se vogliamo, riservata, poi nel momento in cui si apre tu scopri una persona affabile, gentile e profondamente buona, ve lo posso assicurare. E quindi questo libro
che si intitola Mario Placanica, il carabiniere distrutto dall'atto dovuto, raccoglie le fila del G8, le fila di tutta la storia, ma diciamo che è un saggio che parte addirittura dalla storia della polizia e dei carabinieri e finisce col parlare del problema della legittima difesa e dell'uso legittimo delle armi, che di fatto sono scriminanti quasi non più invocabili, nel senso che nel momento in cui una scriminante, cioè una legge che considera un fatto che normalmente è reato, lo considera non reato, nel momento in cui io debbo andare a dimostrarla in tribunale, non è più tale, non è più una scriminante. Se io ogni volta devo essere processato per dimostrare, prendiamo il caso di quel poliziotto o quel collega della Polfer che ha sparato alla stazione Termini, ha effettuato un'azione di servizio da manuale, ha avuto freddezza, determinazione e precisione tecnica nel è riuscito quindi a inertizzare un soggetto pericoloso che stava minacciando gravemente i passanti, gli altri poliziotti, fra l'altro lo stava provocando, dai spara, sparato. Giovanotto Ganese è rimasto ferito in modo non grave, collega iscritto nel registro degli indagati per eccesso colposo di legittima difesa. Ma allora questa, signori, è una sistematica intimidazione delle forze dell'ordine. Arrivo a dire che c'è un disegno politico dietro a questa prassi, perché in questo modo un poliziotto o un carabiniere sarà condizionato nel momento in cui in pochi secondi deve decidere se intervenire con le armi, sarà condizionato dal rischio di finire sotto processo, gli levano la pistola, rischia di perdere il lavoro. Che cosa farà? Non sarà in condizione di agire in maniera serena. Io sono addirittura per un ripristino della vecchia legge, che fra l'altro non ho trovato su internet, e non ho fonti. Comunque ho saputo da un appassionato di giurisprudenza, di diritto, che fino al 1960, per mettere sotto inchiesta un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria di pubblica sicurezza, ci voleva un'autorizzazione a procedere. Non so di quale autorità, se del Ministero degli Interni, del Parlamento, non lo so. Comunque c'era un filtro preventivo. Adesso, qualsiasi PM, al primo colpo di pistola sparato in aria, che magari buca una tegola, apre un fascicolo per spari in luogo pubblico. No? E questo è veramente umiliante, è castrante. Ora io volevo spendere qualche parola nello specifico, perché veramente stasera sarei sono un fiume in piena. Allora cominciamo col dire che io non vorrei più sciocchezze qualunquistiche tipo erano due ragazzi, sono stati vittime di una situazione più grande di loro. Queste sono sciocchezze. Oggi è diventato rivoluzionario non impugnare un vessillo col ritratto di Che Guevara. Oggi è diventato rivoluzionario proclamare la realtà dei fatti con pragmatismo. Mario Placanica non era un carabiniere ausiliario, inesperto, impreparato, mandato allo sbaraglio. Mario Placanica era un carabiniere ausiliario di buon livello, addestrato adeguatamente, tanto è vero che ha fatto quello che qualsiasi altro carabiniere degno di questo nome avrebbe dovuto fare in quella circostanza: difendere sé e i suoi colleghi, sparare a scopo intimidatorio. Mario questo ha fatto, ha sparato in aria a scopo intimidatorio. Dopo essere stato colpito in testa con pietre, Mario aveva paura di perdere la vita. La paura, lui che cosa ha fatto? L'ha razionalizzata e ha reagito nel modo più opportuno. Non ha sparato per uccidere, ha sparato per intimidire. Come sappiamo, il proiettile venne deviato da un calcinaccio che nel frattempo era stato lanciato sulla camionetta e colpì il povero Carlo Giuliani in fronte. Questa, diciamo, è una disgrazia. E quindi una componente accidentale e fortuita nell'atto di uso legittimo delle armi. Che cosa succede? Che Carlo Giuliani viene
mitizzato, viene portato ad esempio alle giovani generazioni come modello di ribellione, modello di la voce delle ragioni del popolo, degli oppressi, dei poveri. Questa è una mistificazione colossale, perché noi Carlo Giuliani lo vorremmo qui vivo e vegeto. E secondo me, se lui potesse parlare, questa è una mia supposizione, forse direbbe: guardate signori, che io mi sono ravveduto, io non rifarei quel gesto, non mi comporterei in modo così spavaldo e pericoloso, perché Carlo Giuliani ha pagato con la vita la sua spavalderia, un prezzo financo troppo alto, anzi sicuramente troppo alto. Ma purtroppo il nastro della storia non si può riavvolgere, il passato non si può cambiare. Questo bisognerebbe dire al signor Giuliani, che suo figlio sarebbe stato più utile da vivo, con in mano uno striscione con su scritto no alla transizione ecologica a tappe forzate, no allo sfruttamento dei lavoratori con i licenziamenti di massa, no all'imposizione eurocratica dell'austerity, perché quei temi del G8, alcuni di quei temi sono ancora attualissimi e degnissimi di nota. Questo è il messaggio che voglio dare io ai giovani, un messaggio di pacificazione. Allora, io, magari qualcuno potrà appiccicarmi etichette politiche, no? Dopo queste dichiarazioni. Io non ho nessuna etichetta politica, io però mi professo autenticamente liberale, moderato e anche un po' conservatore, se permettete. E io avevo degli appunti, poi alla fine ho parlato a braccio, spero di non aver annoiato nessuno. Comunque, scusami, ma ci puoi raccontare chi, quale carabiniere hai trovato, quale ragazzo hai trovato, chi è davvero Mario? Certamente, allora nel libro c'è una biografia di Mario abbastanza estesa. Mario è un ragazzo di una famiglia modesta ma molto unita e molto dignitosa. Il papà di Mario era un operaio specializzato, la mamma, che quando l'ho conosciuta mi ha sorpreso, perché ho trovato una donna veramente giovanile, elegante, veramente una bella donna, se mi è permesso dirlo. E Mario mi ha detto che sognava di fare il carabiniere fin da piccolo, però era anche pieno di passioni, praticava con grande successo sport impegnativi, lancio del peso, era un figurino poi da giovane Mario. E io ho conosciuto un ragazzo di una intelligenza profonda, di grande arguzia, e Mario oggi è un uomo stanco, un uomo provato, un uomo che non sempre è lucido, perché Mario è stato devastato, perché sono 20 anni che viene preso in giro, insultato, minacciato, e questo non è giusto. Io anche ho suggerito a Mario: comincia a fare querele, a ribattere colpo su colpo, ma lui è, in un certo senso, è troppo benevolo. Io ci ho messo la faccia, il nome, il cognome su questo libro e ho già cominciato a ricevere minacce su Facebook. Una pallottola anche per te, mi hanno scritto, una pallottola anche per te. Io mi riservo a questo signore che ha scritto questo, che è stato così anche stupido o audace di mettere anche una fotocopia del suo documento sul suo profilo Facebook. Io credo che lo denuncerò, perché non è più possibile questo. Non è più possibile. Ma è ingiusto anche nei confronti di Carlo Giuliani, perché, ripeto, lui secondo me si ribellerebbe a tutto questo. Tornando a Mario, Che cosa vi devo dire? Io e Mario siamo diventati amici, sono andato a trovarlo a Catanzaro in occasione della prima presentazione di questo libro. Lui è venuto ospite a casa mia, ha dormito da me, abbiamo mangiato insieme. Mario è una persona piacevolissima. Io sono diventato veramente profondamente amico di Mario. Guai a chi dovesse dirmi che io ho sfruttato Mario per le luci della ribalta o per guadagnare con questo libro. Questa sarebbe veramente una cosa infame. Io ho fatto tutto questo semplicemente per Mario e per uno scopo che è di stringente attualità, per portare all'attenzione della politica e della magistratura e della cittadinanza tutta
il pregiudizio nei confronti delle armi. Non è possibile che ogni volta che un privato cittadino, un poliziotto, usi una pistola, un fucile, una mazza per difendersi giustamente, debba essere criminalizzato. Bisogna intervenire a livello legislativo, e questo è un fatto cogente, è un problema attualissimo, per cui questo non è solo un libro sul G8, questo è un libro, non è solo un libro su Mario Placanica, questo è anche, e forse direi soprattutto, perché ne va delle generazioni future dei nostri poliziotti, dei nostri carabinieri, dei nostri finanzieri, dei nostri poliziotti di polizia municipale, è soprattutto un libro per loro, per le nuove generazioni, affinché si inverta questa tendenza assurda, demagogica, per cui poliziotti e carabinieri debbano difendersi a mani nude. Vi racconto un episodio, poi passo la parola a chi riterrà il dottor Chiocci. Qualche anno fa che cosa accade? A Roma un clochard tedesco armato di coltello nel quartiere Prati terrorizza i passanti brandendo questo coltello. Intervengono 5 carabinieri, tra cui un colonnello comandante del nucleo radiomobile. Lo disarmano a mani nude. Il colonnello finisce al pronto soccorso in codice rosso con uno squarcio all'addome. Che cosa devo leggere io su questo episodio? Che cosa devo leggere? I complimenti ai carabinieri che hanno disarmato questa persona senza sparare colpi di pistola. No, scusate, abbiate pazienza. Allora, il taser che ancora non c'era, e adesso ne sono arrivati 4.500, ne sono arrivate. E troveranno il modo, poi appena uno che soffre di cuore ancora muore, purtroppo ancora non sono arrivati, arriveranno e diranno che è uno strumento di tortura probabilmente. Comunque all'epoca i carabinieri avevano le pistole, non le hanno usate. Questo colonnello che si è beccato una coltellata all'addome ha sbagliato, secondo me, perché ha messo a repentaglio la sua vita, quella dei suoi colleghi, per fare cosa? Per far vedere che sei Chuck Norris, Bruce Lee, che disarmi una persona col coltello a mani nude? Non sei addestrato per fare quello. Io in controtendenza dico, hanno fatto male a non sparare, avrebbero dovuto fare come ha fatto quel poliziotto della Polfer, con freddezza, spari per ferire, non certo per uccidere, perché tu sei lo Stato. Lui è un cittadino che si sta mettendo contro la collettività e contro lo Stato. Ubi maior minor cessat. Dove non arriva la forza del diritto, deve intervenire il diritto alla forza. Mario Placanica, in quella camionetta, non solo ha difeso se stesso e quegli altri due colleghi perché li avrebbero o uccisi o resi invalidi. E questa era legittima difesa, che sarebbe stata valida anche se fossero stati 3 privati cittadini. Ma loro non erano 3 privati cittadini, erano 3 carabinieri. Su quella camionetta c'era l'insegna carabinieri, quindi Mario ha difeso anche lo Stato e, se permettete, ha dato un segnale in quel caso. Ma possibile che in 20 anni non c'è stato un carabiniere, un ufficiale dei carabinieri che abbia indetto una conferenza stampa per dire questo? Il carabiniere Mario Placanica ha agito legittimamente, ha difeso non solo se stesso e i suoi colleghi, ma anche lo Stato. Perché se tu dai l'assalto a una camionetta dei carabinieri con delle palanche di legno, con degli estintori, dei sassi e delle spranghe, ci può stare che ti sparano. Ci può stare, te lo devi aspettare. Se no, eviti di dare l'assalto a una camionetta dei carabinieri. E loro hanno aspettato il più possibile prima di reagire. Mario ha avuto la freddezza, ha avuto gli attributi di fare quello. Sapete cosa mi ha confessato Mario? Dice: Andrea, nel momento in cui ho sparato, io ho fatto un atto liberatorio. Ma ti credo, Mario c'aveva sangue sulla testa, sangue sugli occhi, sangue sulla mano, sangue sulla pistola, era terrorizzato. Lui ha pensato: qui ci fanno la pelle, qui ci ammazzano, qui ci buttano una Molotov dentro e noi moriamo arrostiti nella camionetta. Questo doveva accadere per far contenti certi signori di una certa parte politica che non voglio menzionare. E adesso mi taccio, vi ringrazio per avermi ascoltato con pazienza, spero di non avervi annoiato. Grazie Giorgio, grazie Andrea. Grazie. Allora, Giorgio Carta è il cosiddetto avvocato dei militari e delle forze di polizia, persona nota a tutti i poliziotti e carabinieri. Per dirla con
diciamo col titolo anche di questo incontro, davvero sono vittime, poi tutte le divise, diciamo, dei cosiddetti atti dovuti, sono le vittime delle gogne mediatiche e giudiziarie. Cioè, anche tutto ciò che è la politica del reato di tortura, del numero identificativo dei caschi, del pregiudizio a prescindere che della colpevolezza delle divise. Tu che sei, insomma, meglio di te nessuno può insomma, definire e raccontare qual è lo stato dell'arte. Grazie, direttore. No, rispondere a questa domanda è semplice e complicato allo stesso tempo. Io premetto che ho scelto a suo tempo di difendere solo forze dell'ordine, militari, perché a suo tempo sono stato ufficiale dei carabinieri di complemento, quindi anch'io sono stato mandato allo sbaraglio, tra virgolette, 26 anni fa, con un corso relativamente breve, e anch'io negli stati, anch'io con la tuta blu, la curva nord di 5.000 persone, tu con 10 carabinieri, rapporto di forza svantaggioso, eccetera, eccetera. Poi carabinieri e poliziotti li ho conosciuti con un tavolo in mezzo del mio studio legale e tutti più o meno mi raccontano la stessa cosa. Io non ho paura del delinquente, ho paura di quello che è l'effetto di quello che devo fare normalmente per debellare il crimine. Parliamoci molto chiaramente. Poco prima di entrare qua abbiamo detto, beh certo, Mario Placanica era inesperto, era mandato lì perché all'epoca, ecco, forse questo non lo sapete, all'epoca del G8 andavano nei battaglioni mobili i carabinieri ausiliari, i carabinieri che facevano l'anno di militare. E effettivamente a quell'epoca l'ordine pubblico, non da parte della polizia ma dei carabinieri, era gestito per lo più effettivamente da carabinieri ausiliari e ufficiali come me di complemento, che eravamo ausiliari lo stesso perché avevamo fatto un breve corso e poi eravamo partiti tra virgolette per la guerra. Ed effettivamente poco sapevamo che ci toccava prendere bottigliate, ci toccava prendere sassate, spinte e così, però dovevamo portare via diciamo i malintenzionati verso fuori dallo stadio, eccetera, eccetera. Però sempre entrando qui oggi, poi ho riflettuto, ma perché un carabiniere che viceversa, non come Mario Placanica all'epoca, fosse più esperto, avrebbe forse le idee più chiare su cosa fare? Io ve lo dico chiaramente, no, perché in questo momento storico io più e più volte ho avuto a che fare con poliziotti e carabinieri che mi hanno detto: io preferisco farmi spaccare una cosa in testa, fratturare un braccio o altro, piuttosto che farmi un processo, perché a me fa più paura quello che fare uso legittimo delle armi. Eppure c'è un articolo 53 del codice penale che è chiarissimo e che dice che è legittimo utilizzare le armi per scongiurare una violenza. Allora, noi nei processi, quando poi difendiamo diciamo, i nostri assistiti, abbiamo un problema: le prove. Nessuno ha il filmato di quello che è successo. Allora dobbiamo chiamare i testimoni per ricostruire lei cosa ha visto, io cosa ho visto, tu cosa hai visto, e si ricostruisce la scena del crimine. Ma il fatto di Mario Placanica è uno di quei rarissimi casi in cui uno si va a processo ed è tutto chiaro. Perché? Perché c'è un video che riprende tutto. Per fortuna, diciamo. Per fortuna. Per fortuna. Sì, chissà, se no. Abbiamo quindi un ragazzo che in pieno luglio, con un caldo boia, è col passamontagna, e che ha un estintore in mano davanti a un defender dei carabinieri, e dentro ci sono tre carabinieri. In nessun caso, chi studia giurisprudenza potrebbe pensare che questo non è il classico esempio di uso legittimo delle armi. Eppure, quante ne ha dovute passare Mario Placanica per venire fuori da questa vicenda? E non tanto dal punto di vista giudiziario, perché in effetti va detto, che in quel momento lì Mario Placanica in realtà non subì neanche un processo, o meglio fu indagato, ma se non ricordo male la procura chiese l'archiviazione, che fu concessa dal GIP. Quindi neanche fece il processo, ma il processo lo subì nella vita, perché poi era facile che lui fosse in realtà l'imputato vero di un processo che non c'era mai stato, e cioè perché aveva ucciso.
Ora, sinceramente, io non ho alcun dubbio che Mario Bracanica abbia fatto quello che doveva fare. Ho purtroppo il rammarico di vedere che tanti altri carabinieri poliziotti che si sono trovati nella sua situazione, anche a causa del clamore negativo mediatico che ha avuto la sua vicenda, preferiscono subire. E questo è inaccettabile, perché quando un corpo, parliamo dello Stato, ma parliamo del corpo umano, annulla ed elimina i propri anticorpi dal crimine oppure dalle malattie, quel corpo prima o poi morirà. Inizialmente morirà l'anticorpo, poi moriremo tutti quanti noi. E allora mi chiedo ogni volta, è il nostro un paese per poliziotti? Allora mi rispondo sempre no, non lo è, perché loro non possono usare le armi che gli hanno dato. Due riflessioni brevi, direttore, così non diciamo, lascio spazio agli altri. La prima riflessione è questa: se non possono usare le armi, allora concedetegli il diritto di essere codardi. Se il carabiniere dice fermati o il poliziotto dice fermati e vieta a qualcuno di fare qualcosa e quello non lo vuol fare, il poliziotto o il carabiniere, visto che non può sparare, deve avere il diritto di dire va bene, grazie, io te l'ho detto, me ne vado a casa. Invece no, noi pretendiamo che loro comunque risolvano la questione e lo risolvano con delle armi. Seconda riflessione: ci sono le armi non letali, quelle che consentono di fermare una persona senza ucciderla. E diciamo, in particolare c'è il taser, è una pistola elettrica che viene utilizzata da quasi tutte le polizie del mondo, compresa la Gendarmeria Vaticana. Cioè il Papa ha autorizzato ai propri poliziotti di usare il taser, che dà una scarica elettrica e ferma la persona. Lo Stato italiano ancora non ha messo a disposizione questo strumento. E quindi cosa abbiamo? Abbiamo che uno o affronta a mani nude il delinquente col coltello o lo affronta con l'arma viceversa opposta al letale. Ma noi possiamo veramente mandare i poliziotti e i carabinieri ogni giorno, i finanzieri, le forze dell'ordine in queste condizioni per difenderci? Io direi di no. Lascio la parola ai successivi relatori. Grazie. Allora, Walter Mazzetti, segretario generale nazionale del sindacato di polizia FSP. Insomma, sentire queste parole non è che proprio rinfranca molto, ecco, da parte dell'avvocato, insomma, vedere i poliziotti che hanno addirittura paura dello Stato, paura più di affrontare un processo che arrivare all'uso legittimo delle armi che portano per legge. È così anche dal tuo punto di vista, cioè dai tuoi iscritti, tu vedi questa paura, vedi questa rassegnazione che a volte uno preferisce addirittura magari pensare a fare altro che intervenire. Allora, intanto buonasera a tutti. Poi volevo dire, ho ascoltato diverse cose estremamente interessanti qui oggi che mi hanno colpito e che dovrebbero un po' far riflettere tutti quanti. Arrivo subito alla risposta. La prima, l'amico, il collega, il segretario provinciale che ha ringraziato, dice: la prima volta che un sindacato dei carabinieri partecipa a un incontro come questo. Ecco, ci dovrebbe intanto far riflettere una cosa, che siamo nel 2021 e ancora c'è una categoria di lavoratori che paradossalmente non ha una tutela sindacale, una categoria di lavoratori ai quali è precluso ancora il diritto di costituirsi in sindacati di categoria e sul quale ancora il Senato sta discutendo effettivamente quale portata potrà avere questo sindacato. È assurdo, sembra di stare veramente, proprio, non lo so, neanche nel Medioevo, trovo una cosa assurda. Non solo con diritti logicamente menomati, perché anche il sindacato di polizia, che è nato ormai da 40 anni, è una forma di sindacalismo nano, no? Quando viene preclusa la prima arma, diciamo, di tutela dei lavoratori, che è il diritto di sciopero, che poi per legge dovrebbe essere regolamentato, come dice l'articolo 40 della Costituzione, e non vietato. Ma a fronte di questo, quindi, voi capite, già in polizia c'è una forma di sindacalismo nano. Nei carabinieri ancora si sta discutendo se effettivamente dei lavoratori abbiano o no il diritto a riconoscersi in associazioni sindacali per tutelare la categoria. Cioè, una cosa che dovrebbe far riflettere tutti quanti sull'assurdità. Poi ho sentito un'altra cosa bellissima, gliela ruberò al capitano ultimo, mi piace una frase, pagherò il copyright eventualmente, dice: sulla strada scorre la vita. Ed è esattamente
Ed è esattamente quello che volevo dire. Il poliziotto, il più giovane poliziotto, carabiniere, quindi il più giovane operatore di polizia oggi, è obbligato sulla strada dove scorre la vita in frazioni di secondo ad assumersi delle responsabilità enormi, civili, penali, amministrative, deontologiche, che veramente, guardate, non c'è nessun altro burocrate di questo Stato che si assumerebbe mai in quelle condizioni, in quei momenti, senza poter consultare un ufficio legale, poter avere una corresponsabilità di altri 4-5 colleghi che si suddividono quindi questa responsabilità, firmando magari un provvedimento. Al poliziotto no, che nella catena alimentare di questo Stato, diciamo, sta alla base, viene chiesto di assumersi una responsabilità enorme. E qui veniamo alla domanda e a quello che ha detto giustamente l'avvocato Carta. Dice: molti poliziotti hanno paura, temono. Allora, l'ultimo fatto di cronaca, quello di cui si è parlato, il poliziotto della Polfer che a Termini ha sparato ferendo l'extracomunitario che brandiva un coltello di 15 centimetri, fatalità poco dopo. All'estero un fatto analogo ha visto invece l'extracomunitario ferire gravemente anche le persone, anche mortalmente le persone. La domanda è: cosa sarebbe successo se invece quell'extracomunitario fosse riuscito a ferire qualcuno o avesse ucciso qualcuno? Oggi siamo qua domandandoci se c'è timore. Lì non c'è il poliziotto che è indagato, lì è indagata tutta la polizia, perché ha ragione l'avvocato Carta quando dice c'è un timore di tutti stiamo aspettando. E allora lì adesso c'è, servirebbe sì una norma speciale, nel senso che noi abbiamo invocato che ci sia una giurisdizione presso la Procura Generale che abbia il compito di far uscire più velocemente possibile l'indagato, se appartenente alle forze dell'ordine, da quella condizione. Allora sì, tu entro 30 giorni mi devi dire se sono indagato, se devo restare indagato, perché c'è un giudizio o meno, perché di fronte a questi elementi così schiaccianti, perché lì c'è una prova documentale che è un video, non capisco cosa si sta aspettando, perché se no oltre al danno la beffa, perché non tutti sanno che nel frattempo tutta la carriera di quel collega è congelata, è bloccata. Quindi percorsi di carriera non esistono. Se era sotto promozione non può essere promosso e quindi perde. Se doveva avere un avanzamento, un trasferimento, insomma viene tutto congelato e sta tutto in un limbo fino a che non si uscirà da questa condizione di indagato. Ecco, noi chiediamo che se proprio debba essere, se proprio debbano esistere questi atti dovuti, anche se ho sentito magistrati che sono stati di segno opposto, ma se proprio debbano esserci atti dovuti, almeno che si abbia, ecco, la coscienza di far uscire più velocemente possibile l'appartenente alle forze dell'ordine da questa condizione, ma non perché le forze dell'ordine sono più belle, più brave rispetto a qualsiasi altro lavoratore, ma perché per la natura del lavoro che svolgono hanno un'incidenza, come dicevo prima, una rischiosità eccessivamente alta. Pensate, abbiamo fatto delle gare d'appalto per l'assicurazione, per la tutela legale nelle forze dell'ordine, sono andate deserte. E i broker non è che fanno dei rapidi calcoli, c'è una rischiosità eccessivamente elevata che il premio dovrebbe essere abnorme per assicurare. Quindi il fatto che non ci sia un'assicurazione, il fatto che non ci sia una tutela legale effettiva, perché guardate, oltre al danno la beffa, non solo di doversi poi trovare nella condizione di indagato, ma anche di doversi pagare un avvocato, se c'è una perizia di parte ti devi pagare un consulente di parte, e quando va bene che non vieni sospeso dal servizio, che vuol dire messo a mezzo stipendio. Quindi paradossalmente, in un momento in cui tu avresti bisogno di una maggiore forza economica, vieni ancor più indebolito. Dopodiché, dopo un calvario, abbiamo visto colleghi, calvari durati 10 anni, primo grado, secondo grado, Cassazione, per fatti successi in servizio, quindi per rappresentare lo Stato, prosciolti, assolti in formula piena, e beh, si sono visti congruire, quindi un rimborso spese che è un terzo di quello che effettivamente hanno dovuto pagare all'avvocato. Quindi anche qui, come vedete, c'è tutto un mondo. Ecco, sono passati 20 anni, diciamo, sono passati molti più anni dai tragici fatti del G8, sono passati 20 anni dai fatti cruenti, ma non è cambiato nulla, anzi forse sì, come diceva l'avvocato Carta, è aumentato ancor più quel disamore, quell'attenzione, quel timore.
È vero, non c'è la prova tangibile che servirebbe, ma è per questo che noi stessi stiamo chiedendo di dotare tutte le forze dell'ordine, tutte le caserme, tutti i commissariati di telecamere, di bodycam, da mettere addosso. Siamo arrivati al paradosso che noi dobbiamo precostituirci gli elementi e diciamo, siccome siamo facile preda, e qui poi si dovrebbe discutere anche sull'identificativo dei caschi, sui caschi, che cosa vorrebbe dire, siccome siamo facile preda e siccome andiamo incontro a una prova diabolica, cioè non basta che noi diciamo logicamente no, guarda, siamo innocenti al giudice, ma dobbiamo fornire la prova della nostra innocenza, e qua si è rivoltato completamente l'onere. E allora siamo obbligati a doverci fornire di bodycam, di fornirci quindi telecamere che possano registrare ogni nostro servizio, perché noi la trasparenza vogliamo. Noi vogliamo la trasparenza, così come invochiamo da anni protocolli operativi, i famosi premi di ingaggio. Non so se avete mai visto un film americano poliziesco che vanno per la maggiore, e non so se avete mai fatto caso a una frase che normalmente dice il superiore che interviene sul luogo dove magari è successo qualcosa, si rivolge al poliziotto che magari ha sparato, gli dice: hai seguito la procedura? Sì, allora stai tranquillo, non succederà niente. Ecco, io vorrei che la stessa domanda si potesse fare da noi, che qualcuno potesse venire da noi e dirci: hai seguito la procedura? La mia risposta sarebbe: quale procedura? Non c'è una procedura, cioè della serie, tu stai lì, tu adesso in quel momento, nella concitazione del momento, devi trovare una soluzione, ti assumi tutte le responsabilità, poi io ex post con calma, a sangue freddo, a mente tranquilla, seduto nella mia poltrona in pelle, decido se quello che tu hai fatto in quel momento, che ti ho obbligato a fare, è stato fatto bene o potevi farlo un po' meglio, o se hai ecceduto, e qui c'è sempre questo eccesso colposo di legittima difesa. Sì, hai fatto bene, dovevi giustamente difenderti, ma sei andato un po' oltre di quello che ti era consentito, come se in quei momenti concitati dove gli stati d'animo sono particolarmente accesi si potesse accendere e spegnere, quindi un interruttore che misuri esattamente come deve essere l'offesa o meno, e nessuno venga in mente di pensare che può bastare un corso in polizia di qualche mese, qualche settimana d'addestramento per far uscire dei supereroi. Qua non ci sono supereroi, qua supereroi non esistono, non esiste una scuola che ti prepara a quello che può succedere se tu stai chiuso dentro una camionetta e vieni attaccato da tutti i fronti. Non c'è una scuola che ti prepara a quello che può succedere se durante una manifestazione ti lanciano una bottiglia Molotov oppure una bomba carta o ti lanciano i bulloni o addirittura le manopole dei lavandini, per non parlare dei sassi e quant'altro. Non esiste una scuola che ti prepara a questo. Dei lavandini interi, come è successo, come, giustamente, dei lavandini interi, come è successo anche per Raciti. Quindi voglio dire, non esiste questo, c'è solo l'esperienza. E allora sì, il grosso timore oggi è che dall'altra parte ci sono i manifestanti che ci vedono come rappresentanti dello Stato e per questo ci attaccano. Perché magari non riescono ad arrivare allo Stato che è impalpabile, però si trovano un fronte di poliziotti, di carabinieri, forze dell'ordine, ecco lo Stato. E lì c'è il dissenso sociale che viene scaricato con violenza. Poi dall'altra parte però l'appartenente si gira e vede che questo Stato che tanto viene invocato non c'è. Allora qua bisognerebbe un po' uscire, più che il partito dell'antipolizia, c'è sicuramente un partito dell'ipocrisia che siede in Parlamento. Qua bisognerebbe prendere delle decisioni chiare, capire, mettere in condizioni gli operatori di lavorare il bene senza dover difendere qua l'indifendibile. Nessuno vuole difendere soprusi, nessuno vuole difendere abusi che ci sono anche stati. Però chi lavora correttamente, onestamente, in maniera professionale, con dignità, è giusto che possa tornare a casa la propria notte tranquillamente e dormire senza per questo dover mettere a repentaglio la propria famiglia, i propri beni, i propri averi e tutto quello che è la sua vita. Grazie. Grazie Walter. Accanto a me c'è l'avvocato Adele Manno, eccolo, che è responsabile dell'associazione Condivisa, gioco di parole, non è un caso. Esatto. E Mazzetti poco fa ha detto che insomma è andata a vuoto una gara per la tutela legale. Voi, diciamo, con la vostra associazione avete fatto una battaglia che sembra piccola, ma piccola non è, perché comunque
riguarda tantissimi operatori delle forze dell'ordine. Cioè, siete arrivati a fare una proposta di legge sulla tutela legale per le divise per quanto riguarda gli incidenti, no, per quanto, i danneggiamenti delle auto. Sembra una piccola storia, ma è significativa. Sì, in realtà io sono la consulente legale dell'associazione Condivisa, porto i saluti di Lia Staropoli, che è la presidente di questa associazione, che ha come peculiarità quella di stare accanto alle forze dell'ordine, alle forze armate, per affermare quello che dovrebbe essere scontato, che non c'è lotta all'andrangheta che non passi attraverso la denuncia presso le questure, presso i commissariati, presso le caserme dei carabinieri. In questa attività, che purtroppo scontata non è in terra di Calabria, ma ritengo in tutto il meridione, la presidente Lia Staropoli, che porge i suoi saluti al dottore Brugnano, a tutti gli amici, insomma, con cui da anni ormai intrattiene rapporti. E la dottoressa Lia Staropoli ha già in passato fatto delle proposte, per esempio c'è l'esenzione dell'IMU sulla prima casa sfitta e non abitata degli appartenenti alle forze dell'ordine che sono fuori per servizio, e quindi era cosa evidentemente ingiusta, no? Che fossero costretti a pagare anche una tassazione su un'abitazione che era un peso, ovviamente per ragioni di servizio. E recentemente, grazie all'assessore De Caprio, che anche per me è il capitano ultimo e che è stato un po' un agevolatore, no? Presso la regione Calabria, in presenza del presidente della commissione De Caprio, abbiamo un De Caprio bis, evidentemente l'associazione Condivisa è legata a questo cognome, e abbiamo presentato appunto una proposta di legge che speriamo che il Consiglio regionale, che mi risulta dovrebbe riunirsi a breve, dovrebbe poi portare davanti alle Camere, perché questo è previsto dalla Costituzione. In breve, di cosa si tratta? Molto spesso, purtroppo, chi è sulla strada, combatte sul campo, è oggetto di vessazioni della più svariata natura. E si va dalla gogna mediatica, e credo che la vicenda di Mario Placlanica sia uno spaccato assai evidente, no? Di quello che può scatenarsi contro chi... Perché poi la cosa che più mi colpisce nel caso di specie è che vi è stata una assoluzione nel merito, cioè vi è stato un proscioglimento addirittura, quindi dal punto di vista giuridico la questione mi pareva che fosse risolta anche velocemente. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non va nella cultura dilagante, cioè viviamo dei tempi terribili di inciviltà e di necessità di aggredire l'altro al di là di qualunque ragionamento, cioè il mondo ormai non ragiona più, si va di pancia, non più di testa, perché altrimenti spiegatemi come sia possibile una storia che è assolutamente incredibile, ha dell'inverosimile, no? Una persona che dal punto di vista giudiziario, perché i processi, la legge è uguale per tutti, e dura l'ex se dell'ex, i processi, l'accertamento va fatto, ma nel momento in cui noi abbiamo accertato che nessuna responsabilità penale e che il caso, un caso terribile, il caso non lo si governa, ci sono delle variabili che sfuggono al controllo dell'uomo. In questi casi la gente diventa folle, noi non possiamo governare questo, quindi io starei anche un po' attenta ad operare i necessari distinguo relativamente all'accertamento di condotte che potrebbero apparire penalmente rilevanti e vanno necessariamente approfondite nelle sedi necessarie, e quello che invece non è controllabile, che riguarda la pancia e non la testa delle persone. Quindi cosa fa l'associazione? Ecco, io mi permetto di attirare la vostra attenzione sull'importanza proprio delle associazioni, perché c'è sempre il rischio, quando si fanno discorsi di categoria, di essere autoreferenziali. Non so se qualcuno di voi condivide, no, questa affermazione. Allora come si esce dal rischio di autoreferenzialità?
con la penetrazione, un discorso culturale che sia capace di penetrare nella mente e nei cuori delle persone che vogliono ascoltare. L'associazione condivisa, per la peculiarità che vi ho rappresentato, fa anche questo, perché affermare quotidianamente in terra di Calabria che l'anti-ndrangheta è rappresentata dalle forze di polizia e non dalle associazioni, che saremmo quasi al paradosso, no? È un'affermazione che ha una valenza culturale assai importante. E attraverso questi ragionamenti, che possono più facilmente forse essere veicolati dalle associazioni anziché da chi potrebbe apparire troppo interessato a difendere una questione, ebbene, io credo fortemente che si possano fare dei discorsi più ampi di tipo culturale anche grazie ad associazioni come Condivisa, ma credo come anche tantissime altre. Quindi, Assessore De Caprio, io spero fortemente che il suo sforzo poi si traduca in un atto di legge, che comunque l'impulso dato, perché questa norma che è finalizzata a tutti e a consentire che l'appartenente alle forze dell'ordine, alle forze di polizia, che nell'esercizio delle sue funzioni è a causa del suo servizio subisce un danno ad un oggetto di proprietà o di proprietà di persona accanto a sé, alla sua famiglia, con lui convivente, possa essere risarcito laddove venga ovviamente accertato che è a causa del servizio ed è stato commesso come fatto ritorsivo, che è la normalità in terra di Calabria, non è una cosa assolutamente, come dire, dal punto di vista della casistica, è un fatto che ha anche una rilevanza dal punto di vista numerico. Ebbene, la proposta legislativa è appunto quella, nel senso di offrire la possibilità di tutelare, di dare una tutela economica a casi di questa specie. Naturalmente è semplicemente una proposta, può essere migliorata, approfondita, però mi pare che abbia anche una sua rilevanza dal punto di vista culturale, che possa partire da un'associazione con sede all'Imbadi che è arrivata in consiglio regionale e che chiede alle Camere di approvarla. Quindi speriamo che tutto questo possa accadere e che non sia soltanto, che non rimanga soltanto sulla carta. Grazie. Grazie, avvocato. Allora, Massimiliano Zetti, eccoci qua, segretario generale del sindacato Carabinieri NSC. È raro sentire un carabiniere che parla, quindi anche per me è un'emozione, a parte Di Caprio che parla per voi sempre, ma dico, sentire i carabinieri che parlano non è proprio una cosa usuale. Io vorrei un po' tornare a quello che abbiamo detto prima con Mazzetti, però ecco, dal punto di vista dei carabinieri sarà lo stesso, però ecco, sentire dalla tua voce lo stato d'animo. Anche il carabiniere a volte teme più lo stato del criminale, perché io proprio oggi, parlando con un vostro collega, mi ha detto: cerca di far emergere questa cosa, che se noi in circostanze particolari spariamo, finiamo nei guai. Se non spariamo, finiamo nei guai. Sì, buonasera a tutti. Fino a 3 anni fa non era possibile trovare un carabiniere in un evento pubblico che potesse parlare a nome dei colleghi. E invece oggi è possibile questo. Rispondo subito alla domanda, poi vorrei parlare di Mario. Oggi il carabiniere non solo deve fare ciò che è previsto, e se non lo fa è forse ancora peggio. E come diceva l'avvocato Giorgio Carta, non solo il carabiniere ha paura del processo, ma certe volte ha paura anche del proprio superiore. Si deve fare anche conti con queste situazioni. Per cui io, come ripeto spesso quando incontro i carabinieri in giro per l'Italia, che abbiamo creato questi sindacati da 2 anni e ancora stentano i colleghi a avvicinarsi, perché magari non hanno, il carabiniere non ha paura a buttarsi in una rapina con dei delinquenti che stanno sparando, ma però magari ha paura a avvicinarsi a un'associazione sindacale per chissà quale paura o ritorsione. Per cui è veramente, siamo messi sempre tra l'incudine e il martello. E inoltre, come sappiamo bene, quando
chi decide di usare l'arma spesso la decide in una frazione di secondo, per cui non c'è mai tempo di riflettere e di decidere qual è la cosa migliore. Sicuramente se noi avessimo uno strumento che ci impedisce per forza di uccidere, qual è la nostra arma, la nostra pistola, forse sarebbe meglio. Ecco perché le richieste di strumenti che non siano letali come le nostre pistole. Nel 2001 io faccio servizio in un reparto che nel 2001 inviò 80 uomini a Genova. Io per una casualità non ero tra quegli 80 e rimasi tra quelli che stavano a Firenze. Però tutti i giorni seguivamo le immagini con apprensione, noi che eravamo rimasti in caserma, a guardare i nostri colleghi che erano laggiù. E lì noi abbiamo riportato non solo tanti feriti e tanti mezzi distrutti, inefficienti, danni incalcolabili non solo ai nostri mezzi e ai materiali, ma i danni ci furono anche chiaramente per la popolazione genovese, per i negozianti e i cittadini. Noi Sassoli, quando abbiamo visto l'ispezione iniziale, nell'annunciare che era morto un ragazzo durante le fasi degli scontri, dice anche un carabiniere gravissimo ferito. Quel carabiniere si chiama Luca Puliti e sta in servizio con me, è un mio commilitone. Quel giorno, quando successe che lui era alla guida di un blindato, a un certo punto nelle fasi concitate lì degli scontri, dei manifestanti si avvicinarono al lato guida dove era lui, aprirono lo sportello e lo massacrarono di sassate, di sprangate, e al punto tale che un occhio gli fuoriuscì dall'orbita, aveva proprio il bulbo oculare fuori dall'orbita. Tu sai insomma di cosa sto parlando. Questo ragazzo era un appuntato scelto, ha molti anni di servizio, più o meno come me, e è rimasto poi diciamo invalido al 50%, tant'è che è parzialmente idoneo. Tra l'altro ci siamo sentiti anche di recente, mi ha detto che gli è andato male anche il ricorso che aveva fatto per la partecipazione al concorso per diventare sovrintendente, perché non è stato possibile, visto che era parzialmente idoneo, partecipare. Ha provato a fare ricorso, ma nulla da fare. È una vittima del dovere, è una vittima del G8 di Genova, che però ancora paga le conseguenze. Il mio rammarico più profondo è quello, e qui mi riallaccio a ciò che diceva Sergio De Caprio, che tra l'altro fa parte del nostro sindacato, è il capo ufficio tutela diritti e legalità. Quale ufficio poteva dirigere una persona come lui? Il mio rammarico è che anch'io chiedo scusa a Mario, chiedo scusa perché noi non c'eravamo nel 2001. Questo, non c'eravamo a poter fare quadrato intorno a te, a difenderti. E questa è la nostra, la mia, io ho questa coscienza che mi turba, anche se io nel 2001, i sindacati ci sono solo dal 2018, per cui, però ricordo che nel 2001 in televisione, in quei giorni lì, si vedevano solamente qualche sindacalista della Polizia di Stato che veniva invitato nelle trasmissioni, ma non c'era mai una divisa di carabinieri, non c'era mai un sindacalista di carabinieri, perché non esistevano. E quindi la nostra difesa anche nel circo mediatico giudiziario e nel massacro mediatico a cui venivamo sottoposti era devoluto alla bontà dei colleghi sindacalisti della Polizia, che dovevano difendere anche i colleghi carabinieri. Oggi ci siamo anche noi, fortunatamente stiamo diventando una realtà e speriamo di diventare, sindacalizzarci bene come la Polizia di Stato già lo è. Tra l'altro qui oggi ha portato bene, perché a Catanzaro abbiamo pure avuto la piacevole sorpresa di avere nominato anche il nostro segretario regionale della Calabria, Christian Bellè, che è tra di noi. Grazie. E quindi, dottore, io la chiudo qui, però sarà sempre una cosa più normale, diciamo, vedere un carabiniere che parla, perché in genere il carabiniere si parla sempre della tradizionale riservatezza dell'arma dei carabinieri, però quando c'è da difenderci qualcuno ci deve andare. Oggi ci siamo noi e potevamo tutelare Mario. Qualcuno ha detto che è stato abbandonato, forse ha detto Brugnano, l'ha detto il capitano ultimo. Noi, se c'eravamo, sicuramente qualcosa potevamo fare, anche a livello di tutela legale, che tra l'altro noi siamo un sindacato che
ha comprato la tutela legale e l'ha regalata ai propri iscritti. Quindi stiamo veramente svenandoci e investendo tutto quello che possiamo, le nostre risorse, per i colleghi. Grazie. Prima di sentire Mario, voglio sentire l'avvocato Ludovico. Nessuno meglio di lei, insomma, può raccontare il calvario giudiziario di questo giovane carabiniere, calvario che, insomma, continua ancora oggi, non giudiziario, ma... Sì. Buonasera a tutti. Devo fare una premessa. Io non sono stato l'avvocato di Mario Placanica all'epoca del G8, sono stato il suo avvocato in una vicenda che possiamo anche definire dal punto di vista drammatico ancora peggiore rispetto a quella del G8, per fortuna conclusasi in maniera assolutamente positiva. L'avvocato era l'avvocato Vittorio Colosimo, che ha difeso assolutamente in maniera perfetta, direi, Mario Placanica, e voglio anche dire che l'esempio dal punto di vista squisitamente giudiziario della vicenda di Mario Placanica è un esempio, a mio modo di vedere, di buona giustizia, perché per fortuna Mario Placanica ha incontrato di fronte a sé un sostituto procuratore della Repubblica che è stato, voglio dire, analitico, è stato profondo nella sua ricerca appunto della prova, è andato a fondo, ha utilizzato lo strumento dell'accertamento tecnico non ripetibile, addirittura con il consenso degli avvocati delle persone offese, quindi con il consenso degli avvocati della famiglia Giuliani, i quali avrebbero ben potuto chiedere lo strumento dell'incidente probatorio e non l'hanno fatto, e quindi ha disposto una consulenza collegiale ex articolo 360 del codice di procedura penale. Perché dicevo un esempio di buona giustizia? Perché il pubblico ministero ha sviluppato una richiesta di archiviazione, quindi non ha mandato a processo Mario Placanica, come hanno detto i relatori che mi hanno preceduto, quindi Mario Placanica non ha dovuto subire un processo, ma la sua posizione è stata direttamente archiviata dal GIP di Genova a seguito appunto di una richiesta corposa, analitica, ma soprattutto motivata da parte appunto del pubblico ministero Silvio Franz, a cui veramente vanno tutti i miei complimenti, perché è raro che un avvocato difensore faccia i complimenti ad un sostituto procuratore della Repubblica, ma in questo caso sinceramente se li merita tutti. E allora che cosa ha fatto il pubblico ministero di Genova, il sostituto? Praticamente ha disposto questa consulenza collegiale, ha nominato un team appunto di professionisti di assoluto livello, i quali praticamente nella loro consulenza sono arrivati alle seguenti conclusioni che vi voglio leggere, sono solamente due righe, giusto per rendervi conto di come effettivamente andarono le cose. Quindi non bisogna fare nella maniera più assoluta dietrologia. Mario Placanica giustamente è stato accertato, è stato conclamato appunto la legittima difesa, non poteva fare altrimenti, l'uso legittimo delle armi, ma soprattutto in data 5 agosto del 2002 i consulenti del PM depositavano due elaborati integrativi che riportavano, e sentite un attimo, le seguenti conclusioni. Le prove seguite hanno consentito di identificare il solido colpito dal proiettile prima di attingere al volto di Carlo Giuliani in un calcinaccio lanciato in direzione del defender. 2. La posizione del calcinaccio indica che il colpo fu esploso verso l'alto, quindi Mario Placanica esplose il primo dei due colpi verso l'alto, secondo una traiettoria che escludeva la sagoma di Carlo Giuliani. Quindi Mario Placanica ha utilizzato la sua pistola di ordinanza in maniera assolutamente perfetta, perché sparò due colpi. Il primo colpo praticamente incocciò un calcinaccio, e quindi in un certo senso la responsabilità, per poi finire sul cranio appunto di Carlo Giuliani, in un certo senso la responsabilità è da addebitare
addebitare agli altri manifestanti che in quel momento non stavano porgendo dei fiori o delle rose ai carabinieri che si trovavano praticamente assediati all'interno appunto di questo defendere, ma praticamente stavano scagliando calcinacci, stavano lanciando dei pali di ferro. E Carlo Giuliani, sappiamo benissimo che cosa aveva in mano: uno di questi calcinacci, una di queste pietre, praticamente incocciò uno dei due proiettili, praticamente scagliato appunto da Mario Placanica, e finì sul cranio appunto di Carlo Giuliani. Il secondo proiettile, scagliato appunto da Mario Placanica, colpì la chiesa appunto di Piazza Alimonda. Quindi praticamente ci sono stati tutti i presupposti da parte appunto dell'ufficio di procura per poter chiedere legittimamente un'archiviazione. Per fortuna, dal punto di vista squisitamente giudiziario, la vicenda di Mario Placanica si concluse senza dover celebrare un processo. Ripeto, furono 40 pagine appunto di richieste di archiviazione contemplate poi in una ordinanza, quindi di un decreto appunto di archiviazione emesso dal GIP, la dottoressa D'Aloisio, che fu addirittura, se vogliamo, anche più corposa. Furono 70 pagine appunto di archiviazione che conclusero una volta per tutte la vicenda giudiziaria di Mario Placanica. Dopo la vicenda giudiziaria di Mario Placanica però se ne apre un'altra, perché Mario Placanica, come tutti hanno detto, subì una serie incredibile di minacce, di contumelie, di accuse di ogni tipo. Si dovette difendere alla meno peggio, perché Mario Placanica è passato per alcuni, è passato come una sorta di assassino. È una cosa assolutamente lontana dal vero, bisogna dirlo, bisogna rimarcarlo veramente con la penna rossa. Ieri alcuni giornalisti che sono intervenuti presso il mio studio, giornalisti Mediaset, per fare una lunga intervista sia a Mario Placanica che al sottoscritto, mi hanno chiesto: ma lei come giudica il carattere di Mario Placanica, come giudica la persona di Mario Placanica? Io ho risposto: guardi, quando io ho conosciuto subito dopo il G8 Mario Placanica, ho conosciuto una persona veramente che ha un cuore grandissimo, molto più grande delle città di Genova e di Catanzaro messe insieme. Quindi veramente una persona degna di indossare la divisa, una persona buona. Io ho sempre diviso le persone in buone e cattive. Mario Placanica certamente è dalla parte dei buoni, e da questa vicenda veramente ha perduto tantissimo, perché ha perduto la sua tranquillità, in un certo senso ha perduto anche un po' di lucidità, ha acquistato peso, questo come potete sicuramente notare. Però Mario Placanica, ripeto, non è più la stessa persona che 20 anni fa indossava una divisa e cercava, diciamo, alla meno peggio di doversi difendere da questo assalto incredibile appunto dei manifestanti. Grazie. Prego. Mario, tocca a te. Perdonami, ma sì. Te la senti di tornare un attimo a quel giorno maledetto di 20 anni fa? Dalla mattina. È l'ultima volta? È l'ultima. No, per me va bene. Che giorno era quello? Il 20, se non erro. O il 21. Era un giorno terribile, terribile. Un giorno a cui un ragazzo non vorrebbe mai ritornare col pensiero. E infatti più guardiamo indietro e più avanti non si va. Cioè, ve lo dico come parla Franco, ma si nasconde, ecco. No, purtroppo è stata una situazione particolare, come tutti sappiamo, come Antonio ne ha parlato nei mezzi dovuti, a livello giuridico. Io inizialmente ho avuto l'avvocato Pruzzola a Genova, che era l'avvocato dell'arma, un avvocato genovese. Poi subentrò l'avvocato Colosimo per volere della mia famiglia, che anch'esso dimostrò, diciamo, di aver chiuso, anche se parecchio lavoro era stato già fatto,
ma anche lui subentrò per difendere l'onorabilità di Mario Palacanica. Ecco. Purtroppo nella mia vita ne ho subite di tante, ma la cosa più brutta che c'è stata, diciamo, è dover sparare, ecco. Forse perché non era mia abitudine, non lo so, cioè, però arrivato a un certo punto poi me ne sono fatto una ragione. Dico, ma ero un carabiniere, dico, ma allora la pistola la dovevo per forza tirare, cioè è inutile che ci piangiamo addosso. A che cosa? Non è questo il mio volere, piangermi addosso o fare opere di carità, non è questo. Il mio volere è raccontare alla gente quello che è successo a due ragazzi giovani, sì, ma a un certo punto io lavoravo per lo Stato, Carlo non manifestava a favore dell'Arma dei Carabinieri, ecco. L'Arma dei Carabinieri che è una fiamma che in me non si è mai spenta, è una fiamma che in me non si è mai spenta, e voglio ringraziare anche delle parole che ha detto il capitano Ultimo, che per me è più di un capitano. Lo elogio qui davanti a tutti, che anche lui ha dovuto subire gogne mediatiche perché non detto dalla mamma, dall'Arma dei Carabinieri, che è la nostra madre, quella che ci ha forgiati, ed è una cosa bruttissima, ecco. Quello che voglio dire è ringrazio le persone che sono qui presenti. E guardate, ve ne racconterei di cotte e di crude se potessi concentrarmi in questo momento per parlare della ricorrenza di Giuliani. Purtroppo non lo so, sono un po' stanchetto, ecco. Ho vissuto una settimana un po' particolare di interviste e non interviste. Anzi, devo dire grazie a Brugnano, a Maccari, a Di Lazzaro che, e gli altri signori che, nonostante ciò, fanno sempre parte della vita del carabiniere Palacanica. In un chi meno chi più, qualche viso che si ravvede tutti i giorni c'è, è qua presente. Ostacoli ne ho avuti. Nella mia vita, però con la forza sempre di alzare la testa, e più entra dentro e più la togliamo fuori la testa, dove va? Non c'è niente da fare, dobbiamo vincere noi stessi, come se fossimo delle tartarughe, ma delle tartarughe umane. Ah, Franco. Bravo Mario, bravo. Mario, perdonami se non voglio mettere il dito nella piaga, ma tra le tante cose che sono state scritte e dette in questi giorni, 20 anni dopo... In questi giorni, vabbè, diciamo in diritto d'arrivo, meno male si trattano le interviste tutte sulla stessa base, quella che non ce l'ho fatta assolutissimamente è stata AG, Agenzia Giornalistica Italiana. Perché mi sono messo a piangere tanto che mi sono sfogato con il giornalista, non ce la facevo, guardate, è più forte di me, ma non che l'unico rammarico qual è? Ho chiamato al battaglione, dico, ma vi ricordate di me? Sono Placanica. No, ma qua non c'è più nessuno, sa, signor Placanica, non sappiamo. E mi dico, il comandante mio Zappalà nemmeno c'è. No, signor Placanica, non ci sta. Sono rimasto un po' perplesso, dico, cose da pazzi, è cambiato totalmente, l'armonia mia è cambiata. Cioè, avrei voluto che qualcuno rispondesse, Mario, vieni 2 o 3 giorni
e sarei sceso a Palermo tranquillamente. Purtroppo siamo in queste condizioni, ecco. Cavataio non si è fatto sentire, Raffone non si è fatto sentire, cose che avrebbero dovuto esserci tutti i giorni, perché fratelli di quel giorno maledetto, fratelli di sangue di quel giorno maledetto, dico bene Franco, fratelli di sangue in che senso? Abbiamo subito tutte, io, Cavataio e Raffone, tutte e tre questa gogna mediatica. Io di più, perché loro si sono allontanati da me e allora mi hanno attaccato perché ero da solo. Loro erano in due, ci sono riparati meglio. Ho salvato anche loro, effettivamente ci sta Andrea, ci sta, perché è una cosa reale, c'erano anche loro sul Defender, non ero da solo, potevano anche loro fare qualcosa, ma non che li condanno. Raffone, un ragazzo bravissimo, di cuore, di un animo, non avete idea. Filippo Cavataio lo conosco, era un po' burlone, però è un bravo ragazzo pure. Cioè, alla fine dei conti, cioè, manca l'attività base, che rendere l'amicizia, dov'è? Non c'è più quell'amicizia, a parte il fatto che tra colleghi si è come fratelli, ma l'amicizia è ancora più bella. Mario, scusami se ti interrompo. Sì. Tra le cose di cui si discuteva in questi giorni c'era la curiosità dei giornali, ma anche dell'opinione pubblica, di sapere se tu in questi anni, in questi 20 anni, hai avuto occasione di parlare con i genitori di Carlo Giuliani. Allora, abbiamo cercato con mio padre, di parlare, no? con Giuliano. Solo che purtroppo non abbiamo avuto l'opportunità, ecco. Io ho chiesto una scusa a modo così, non d'assassino, perché l'ho chiarito prima, cioè, signor Giuliani, se le devo chiedere scusa, non le chiedo scusa come un assassino, ma le chiedo scusa come una persona che ha avuto un trauma in servizio. Grazie Mario. Chiudiamo il giro, onorevole Landaferro. Ha sentito, insomma, tutto quello che si è raccontato qua, le doglianze, il dolore, ma a un certo punto è echeggiata una frase. Con piacere. È echeggiata una frase molto particolare. Che non c'è un partito dell'antipolizia, ma in Parlamento un partito dell'ipocrisia nei confronti delle forze dell'ordine, è così? C'è un partito, buonasera a tutti, un grazie per questo invito, un grazie al sindacato, un grazie insomma per questo parterre d'eccezione, ma soprattutto un grazie a Placanica, che devo dire insomma nel suo intervento ha detto delle cose che mi hanno toccato particolarmente, ma che appartengono, e quindi poi chiuderò su di te se mi posso permettere, insomma, rispetto a quello che hai detto. Credo che c'è un partito dell'ipocrisia, ma un partito che non è solo un partito, è uno Stato che ci fa pensare che si sta indietreggiando. Noi siamo insomma domani ci sarà in Commissione Giustizia le ultime audizioni forzate, perché insomma solo un giorno per audire i magistrati per quanto riguarda la riforma del processo penale. Siamo in un momento in cui si stanno raccogliendo delle firme sui referendum, che tutto legano a uno Stato che forse ha l'idea che deve indietreggiare sulla prescrizione, deve indietreggiare su quello che sarà la custodia cautelare, deve indietreggiare su temi credo fondamentali, dove ovviamente le forze dell'ordine, gli uomini e le donne in divisa
rappresentano quel pilastro dove poi tutti si riempiono la bocca in campagna elettorale, difficilmente poi nella sostanza vediamo dei riscontri. E credo che le testimonianze, io mi sono allontanato un attimo, ho ascoltato tutti gli interventi, ovviamente ringrazio i sindacati presenti, ringrazio il capitano, io amo chiamarlo primo, perché rappresenta la storia degli ultimi che saranno i primi, di chi ha il coraggio di interpretare sdegno, no? Nel denunciare cose che non vanno, il coraggio per cambiarle. Ringrazio ovviamente chi ha voluto dare voce con questo libro ad una storia che probabilmente, chi lo sa quando sarà realmente raccontata. Abbiamo desecretato gli atti di 20 anni fa di Falcone, dove si parlava della centrale unica degli appalti, per la prima volta sentiamo la voce di Borsellino, e io credo che tante altre cose andranno desecretate affinché gli italiani conoscano la verità. Abbiamo visto un carabiniere che in qualche modo sta pagando una pena, e mi dispiace, insomma, la frase, credo che ovviamente siano due ragazzi, sono stati due ragazzi che si sono trovati in un momento difficile e particolare, ma non mi sento di dire che uno è il carnefice e l'altro ovviamente la vittima. Credo che siate entrambi delle vittime, e quindi non siamo a difendere una parte, sicuramente siamo dalla parte di chi difende la nostra sicurezza, la nostra tranquillità, con quello che hanno detto tutti quelli che insomma si sono susseguiti negli interventi, quindi che significa dare strumenti, dare piante organiche, parliamo di 20.000 uomini in meno rispetto ai poliziotti, di 25.000 rispetto all'arma dei carabinieri, di 17.000 della polizia penitenziaria, che in questo momento è anche un tema abbastanza, devo dire, all'ordine del giorno. Allora, una politica seria, uno Stato serio deve non indietreggiare. Oggi voi avete scelto questa data straordinaria, che deve essere una data non soltanto della memoria, di tante passelle, di tanti partiti che secondo me non dovrebbero ricordare né Falcone né Borsellino né Livatino nell'anno della beatificazione, ma che deve essere una costruzione continua per il futuro. E lo si fa quando nel pensare che quegli strumenti che sono il 41 bis, l'ergastolo ostativo, e non mi riferisco al 41 bis volgarmente chiamato carcere duro perché altro è, possa avere una continuità, perché in qualche modo pensare che l'immigrato, che poteva essere sicuramente magari anche di nazionalità italiana, che l'altro giorno col coltello, se realmente passerà questo referendum, difficilmente farà il carcere. E allora è una nazione che deve ritrovare nei propri valori, nella propria storia, migliorare gli strumenti che ha. Qualcuno l'altro giorno ci spiegava come ci si difendeva all'epoca di Livatino magistrato, non c'era il giubbotto antiproiettili, si utilizzava l'ombrello, si utilizzava la valigetta e si utilizzava un impermeabile che immobilizzava la persona. E forse quell'impermeabile può essere stata la causa anche della mancata salvezza di questo giovane magistrato. Io credo che quando si parla di questi temi non ci devono essere degli ultra, chi a favore e chi contro. Ci deve essere chi ha a cuore tanti ragazzi che decidono di mettere una divisa, una mamma che comunque è giovane, bella come l'ha descritta insomma l'autore di questo libro, ma piegata dal dolore. Vorrei vedere un Placanica che reagisce, vorrei vedere un Placanica che in qualche modo non vive la solitudine, non mi piace questa parola compagni, però qualcuno l'ha utilizzata e la riprendo, che magari non hanno fatto una telefonata, che appartiene a tutti i mondi. Io sono stata una esclusa da una competizione per una legge truffa, poi ho vinto in Corte Costituzionale e quel telefono non squillava più, ma questo non mi ha impedito in qualche modo di trovare quel senso dell'onore, dell'orgoglio e dell'appartenenza che tu probabilmente ancora provi, come giusto che sia, per l'arma dei carabinieri, che provi per quelle regole di uno Stato che deve essere sempre più Stato. E quindi dico tanta ipocrisia nel parlare sempre e comunque lingue diverse, nel creare dei governi, perdonatemi, raffazzonati, che non possono avere la stessa visione su temi centrali.
Quindi è un'ipocrisia che purtroppo appartiene soprattutto a questo settore. Parlava dei 7 euro. Condivido, lo sposo in pieno quello che ha detto il capitano, per me primo. Però appartiene anche a chi non ha il coraggio di alzare la voce. E allora la politica la facciamo tutti quanti. La politica la fa chi scrive un libro, la fa chi fa il buon giornalismo, lo fa il sano imprenditore. Credo che ognuno dovrebbe dire la sua e ribellarsi a questa ipocrisia e chiamare le cose con il nome e il cognome che meritano. Ipocrisia. Un'ultima cosa, c'è un qualcosa che la politica può fare fattivamente, insomma, gioco di parole brutto, ma proprio per venire incontro a quelle che sono le doglianze di questi uomini in divisa? Cioè, si devono difendere, quindi si mettono le telecamere addosso, la pistola taser che la usa persino la guardia del Papa. Cioè, sono cose, insomma, normali, che però vengono dalla polizia. Però, diciamo, le istituzioni da questo punto di vista sono molto sorde. La politica dovrebbe fare tante cose, dotare di strumenti, di piante organiche, abbiamo detto il taser, potremmo dire gli spray urticanti, potremmo dire le telecamere sulla divisa, potremmo dire le piante organiche, potremmo dire i mezzi, ci sono insomma carabinieri o poliziotti che hanno macchine insomma del 48, insomma, cioè per capirci. La politica potrebbe avere il coraggio, visto che parliamo di una giornata particolare, non dico di chi ha sfidato la mafia guardandoli negli occhi, perché questo hanno fatto al contrario della mafia, che le ha uccisi con un telecomando, no? Quando si parla la politica del coraggio, cioè nel senso che è molto più importante moltiplicare le idee e l'azione e non i consensi. Purtroppo la politica tende sempre e comunque a capire cosa può fare aumentare il consenso e mai cosa può far aumentare il benessere, un po' come dire tenere la gente sotto, no? La scure del bisogno, no? Noi veniamo, stasera siamo in una terra non facilissima, la Calabria, ma non meno semplice di tante altre. Però la politica dovrebbe intanto, ecco, la politica però la scegliamo. E in questo io esorto la gente anche, come diceva qualcuno, a cambiare il proprio destino quando entra a votare. Si vota chi ha comunque una competenza, no? Un po' abbiamo vinto gli europei, nessuno ci credeva e noi siamo come l'Italia agli europei, però dobbiamo scegliere di essere questo, quindi dobbiamo scegliere da che parte stare. Vogliamo stare dalla parte di un ragazzo che certamente queste cicatrici sono visibili, no? Non credo che possano passare inosservate. Placanica porta un dolore in sé che certamente ha cambiato la sua vita per sempre. E l'ha cambiata non solo chi ha avuto un'aggressione, ma chi ha fatto un processo mediatico, chi puntualmente su questo ragazzo. Io non voglio toccare altri temi, perché altri temi significherebbe toccare i tasti poco belli. C'è Placanica, ma c'è qualcuno che ancora oggi non ha meritato più di avere una divisa addosso, ma anche di pagarne i danni per la vita. Chissà se un giorno qualcuno avrà il coraggio di riaprire questa storia. Noi l'abbiamo fatta attraverso un libro, attraverso ovviamente tanti articoli. Io credo che sia arrivato il momento per avere il coraggio, davvero dei bravi scendono in campo e gli altri rimangono in panchina, quindi di una politica che abbia il coraggio di dire io sono per fare questo, questo e questo, al di là di quello che sarà il consenso, al di là di... Stasera in questo parterre ci devono essere tanti politici. O istituzioni. Molti hanno dato forfè alla fine. Cioè. Ecco, io avevo tra Renzi l'aereo e poi, insomma, la Meloni la conoscete, no? Ho detto o ci vai, oh. Però esentata domani dalle 6:45 a Roma, va bene. Zetti, insomma, può essere testimone di questo. Voglio solo dire che questa sera anche questa testimonianza è una testimonianza di una politica che ci mette la faccia. E troppo spesso, insomma, si usano controfigure, quindi quella politica non ci piace, a noi piace la politica di chi ha il coraggio di cambiare le cose. Grazie. Yeah. Allora, un annuncio di servizio, mi dicono.
Sì, volevo solamente far presente che per chi fosse interessato al libro, purtroppo questa sera non è possibile acquistarlo perché le poche copie che ho stampato a mie spese, perché non ho trovato nessun editore, quindi è tutto sulle mie forze, sulle mie energie, le poche copie sono esaurite. La prima ristampa è pronta, nei prossimi giorni le andrò a ritirare in tipografia. Prego chiunque sia interessato all'acquisto del libro in questa sede di lasciarmi nome, cognome, indirizzo e un numero di telefono. Queste persone verranno contattate da una ragazza che si occupa, la mia diciamo segretaria di redazione, vi contatterà e potrete avere il libro al prezzo di 10 euro inclusa la spedizione. Ripeto, segnalandovi questa sera con nome, cognome, indirizzo e un recapito telefonico, verrete poi contattati via WhatsApp o via SMS per pagare con PayPal o con un bonifico, quello che sarà. Oppure l'altra possibilità: arriveranno delle copie alla libreria BRK di Catanzaro. Qualcuno che è di Catanzaro mi corregga. Brugnano, BRK, no? BRK, Bologna, Roma, Chilo, Ubic, scusate, Ubic, libreria Ubic di nei prossimi giorni troverete questo libro lì, oppure lo potete ordinare, io tanto mi trattengo, mi prendo un appunto e lo potete ordinare direttamente all'autore. Grazie a tutti. Vuoi dire una cosa? Io chiudo. Puoi dare un attimo il microfono? Abbiamo parlato della politica, di che cosa deve fare. Però quello che adesso ha detto lui è il sintomo che per cambiare le cose, lo diceva Travenzi, una persona culturalmente dal punto di vista politico differente da me, che si chiamava Augusto Placanica, che serviranno gli intellettuali se non onesti, gli imprenditori se non onesti, gli editori se non onesti, le librerie se non oneste. Cioè oggi noi ci ritroviamo con un problema di chi ha pubblicato il libro, ovviamente ringraziamo la Ubic che ha fatto questa cosa molto bella. Però nel comprendere che insomma acquistare un libro è una scelta, c'è chi lo vuole leggere, c'è chi non lo vuole leggere, e il problema è che la libertà qua viene sempre, comunque sempre di più ristretta, e che se le cose le cambiamo non le deve cambiare soltanto la politica, che forse oggi è l'anello un po' più debole di tutto quello che può essere una catena. Va bene. Grazie. Ok, allora finiamo da dove abbiamo cominciato. Grazie. Uno che ha scelto sempre da che parte stare, beccandosi un sacco di querelle, un sacco di processi, Franco Maccari. Sì, non sono l'unico però che ha beccato un po' di querelle. Chi ha moderato questo convegno forse mi supera nel numero di querelle. Forse. Però le tue sono un po' più pesanti rispetto. Vabbè, fa parte del gioco. Esatto, ecco, ma no, fa parte del gioco. Ognuno fa quel po', prova a fare quello che, onorando la propria mission oppure il proprio incarico, ecco, prova. Ma quanti lo fanno davvero? Quanti onorano davvero quel poco che devono fare? Nessuno vuole eroi, non serve. Bisognerebbe che ognuno facesse bene, o quantomeno il meglio possibile, quello che è chiamato a fare. Ecco, giusto perché non serviva, visto che è stata una serata anche molto piena di anche pathos, indubbiamente, però la polemica è il sale della democrazia, no? Serve per poter fare un po' di ragionamento. Noi stasera, io aprendo questo convegno, ho detto che avevamo sbagliato la data lì, l'ho spiegato il perché, ho ammesso, vedete, un errore tipografico, niente di che. Però quando si fa un errore di questo tipo che sto per andare a dire, francamente non posso catalogarlo in un errore. A Genova sicuramente è morta una persona che ha scelto di fare determinate azioni. Qui abbiamo poco fa ricordato a Catanzaro i caduti di Via D'Amelio, con una manifestazione di ricordo molto sentita, partecipata, di Fratelli d'Italia tra l'altro era. Che ringrazio anche il consigliere regionale che è presente, Pietro Paolo Filippo, non avevo salutato prima, grazie di essere intervenuto. Sto dicendo, a Genova invece cosa hanno pensato? Di mettere non un ricordo di Falcone, Borsellino, Scorte, un ricordo, un cippo che è depositato per terra in ricordo di Carlo Giuliani, con tutto rispetto. Allora, qui ci dobbiamo chiarire, ci sono le cose giuste
e le cose che devono essere fatte perché servono per il futuro. I CIP, strade e quant'altro venga intestato e intitolato vanno fatti perché vanno indicati alla memoria del futuro le persone, perché hanno fatto qualcosa di positivo, perché sono esempi da seguire, perché le scuole, di cui abbiamo anche presente il direttore scolastico che ci ha ospitato con delle iniziative molto interessanti anche trasmesse via Facebook, e complimenti davvero alla sensibilità che è stata dimostrata, ecco, perché ci sia qualcosa da ricordare. A Genova c'è un cippo che ricorda, messo da qualcuno che non si sa da chi, o meglio si sa da chi, ma intendo dire non è stata deliberata da nessuno, guai a voi se però fate qualcosa di mettere qualche sasso fuori dal porticato, perché altrimenti poi c'è la contravvenzione. Ecco, a Genova c'è un cippo che ricorda una persona che non ha niente da indicare al futuro. Quel cippo abbiamo cercato di farlo eliminare, lo dico chiaramente, eliminare non perché ci dà fastidio il cippo, ci dà fastidio quello che rappresenta, cioè non può essere qualcosa che ricordi. Ora, al di là delle tour che si fanno con la vernice, se ci dovessimo comportare di conseguenza e dovessimo cercare un po' di pubblicità, questa sera avremmo dovuto prenderci a botte, allora forse domani avremmo raggiunto un po' le cronache dei giornali, di media, delle TV, eccetera. A Genova abbiamo provato a far capire che quel cippo non poteva starci, e non c'è stato modo. 20 anni di politica e 20 anni di chiacchiere, chiunque abbia amministrato Genova non ha avuto il coraggio di dire che quello non può starci, oppure regolarizzarlo, perché poteva anche essere, no? Poteva essere indicato. Certo, magari non ci saremmo stati d'accordo, però almeno la regola, il rispetto delle regole. Ora, se pensate che io sto dicendo questo esempio del cibo perché mi sono impuntato lì, sì, certo, anche ci siamo impuntati, ma è quello che rappresenta, è l'arroganza, è la strafottenza di certi, che poi si traslate anche sul pensiero, su quel pensiero unico di cui avete parlato prima, in cui un convegno come questo, partecipato e con varie sfaccettature, tra l'altro molto corretto, non avrà la stessa identica risonanza che domani invece vedremo per l'ennesima volta sui giornali da parte di 100 galoppini, perché sono 100, centinaia di persone, 200, non sono poi chissà quante, qualcuno sono intelligenti, alcune sono zecche, alcune sono persone poco identificabili oppure poco edificabili, però domani avranno già da giorni abbiamo impaginate intere rispetto a quello che sta succedendo, non cesso proprio niente, però vi faccio sorridere amaramente. Io appartengo a un'amministrazione cui si danno anche le autorizzazioni, si tolgono, si danno i permessi, non si danno, insomma, noi poliziotti, non delinquenti, poliziotti, abbiamo detto andiamo anche noi a manifestare a Genova nell'anniversario. Ci abbiamo provato per 15-16 anni. Abbiamo chiesto una piazza, prima abbiamo chiesto Piazza Alimonda, sì, era un po' magari un po' forzata. Provocatorio. Beh, anche su questo però dobbiamo chiarirci, ma che è diventata proprietà di qualcuno Piazza Alimonda? Fatemi capire. Piazza Alimonda si chiede come una qualsiasi piazza, e a seconda, allora la prima volta mi hanno risposto non è già stata chiesta, la seconda l'hanno richiesta, la terza l'hanno richiesta, allora la quarta volta ho fatto così, ho detto ve lo chiedo da qua a 10 anni questa piazza. Ma sto parlando alla mia amministrazione, non è che sto parlando a un'amministrazione, alla mia. Mi hanno sempre negato, dicendo che ovviamente una volta l'uno, una volta l'altro, abbiamo fatto ricorso, non c'è stato niente da fare, quando il potere ovviamente è costretto anche a cedere, si capisce benissimo. Va benissimo, abbiamo fatto altre iniziative, una di queste è quella di stasera, per esempio, abbiamo discusso in maniera amabile, abbiamo ricordato, ma in mezzo però io vorrei sempre far notare che al di là di Mario Placani, che abbiamo sentito la sua voce, abbiamo sentito anche il suo racconto, rotto sempre da questa emozione, stato d'animo, e ce lo focalizziamo però com'è, perché in questi 20 anni ha vissuto, non è che sono saltati. Davanti a lui c'è sua mamma. Io voglio farvi notare che questa signora, gentile, molto minuta, molto per bene, che si capisce che è figlia del popolo davvero, vero, non ha mai urlato, però perché non dare a lei la stessa dignità di rappresentanza che può avere qualcuno che continua a urlare che per Placanica bisognerebbe portarlo in giudizio, quando è già stato valutato per 4 volte, fino anche alla Corte Europea,
che non aveva nessuna responsabilità. Questo è un accanimento che non dobbiamo permettere, perché in mezzo abbiamo gente come Mario che poi viene triturata dal tempo che passa e dall'inattività, e di fronte abbiamo persone per bene che possono essere stritolate perché non hanno voce. Ecco, il sindacato, grazie anche al sindacato dei carabinieri ovviamente, che ha il coraggio di esporsi, e come diceva il segretario generale Mazzetti prima, sembra quasi che chiedano la luna, quando invece chiedono solo di poter avere diritto di parola, diritto d'albergo in questa città, in questa società, chiedo scusa, in questa società, per poter avere il diritto di parola bisogna avere quasi il timore reverenziale. No, allora alziamoci i piedi, no, non intendevo dire alzatevi i piedi davvero, alziamoci i piedi e parlare continuamente. Proviamo a continuare a farlo anche nei luoghi, compreso la scuola ovviamente, nella quale però mi tocca dire con un estremo dispiacere, piacere per dove sono, dispiacere per il resto, che solo a Catanzaro esiste questa sensibilità, perché il resto delle scuole è pietoso. Noi abbiamo cercato di valutare e di portare queste situazioni di rappresentanza anche nelle altre scuole, ma la valutazione che viene fatta è prima di tutto politica da parte degli stessi insegnanti e da parte delle strutture scolastiche. Quindi la questione non è più di valutazione obiettiva delle cose che si devono ragionare, come abbiamo fatto stasera, ma solamente di chi se fa comodo o meno a una certa ala politica, a un certo pensiero di corrente, a un certo modo di pensare. Io, permettetemi, posso dire, mi ribello ancora, cerchiamo di ribellarci ancora a questo pensiero unico che ci vogliono forgiare, che poi porti al DDL Zan, che poi porti al pensiero del Cippo, che poi porti a una serie infinita di cose, non ha importanza. L'importante è che non ci abituiamo a dover far parlare solo un manipolo di persone. È vero che qualcuno l'ha detto prima di me, è stato molto più intelligente, che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Però la foresta cresce, la dobbiamo far crescere. Non è possibile che dopo 20 anni, e chiudo con questa battuta, io debba ancora ricordare che dopo aver parlato di taser, strumenti di difesa, eccetera, dovrei fare un passo indietro e ricordare che chiunque porti una divisa non lavora per un proprio lavoro autonomo, non ha fatto una partita IVA, lavora per lo Stato, rappresenta lo Stato. Non è che, cioè, se poi sbaglierà ci sarà chi dirà e giudicherà, ma fin tanto che non verrà giudicato che ha commesso qualcosa di sbagliato, lo Stato lo deve difendere. Nel momento in cui commette qualche cosa o che viene chiamato a rispondere di qualche cosa che ha commesso durante il servizio, ovviamente non sto parlando di chi spaccia, stupra o altro, che ovviamente saremmo i primi noi a mettergli le manette ben volentieri, ma dentro l'attività di polizia. Quindi parlare, finiamo con questa frase, da G8 di Genova a Roma, perché Roma è un insulto. È un insulto anche allo stesso Genova, allo stesso Mario, allo stesso tutti coloro che ogni 3 ore finiscono a pronto soccorso. Roma non è un atto dovuto. Roma è l'arroganza con la quale lo Stato propone ancora la sua faccia, che non vuole difendere i propri difensori. Difendi i difensori. Prima di tutto mi tuteli. È paradossale che dopo 7 anni ancora si discuta del taser, sì, no, contratto, ce lo dai, non ce lo dai, fa male al cuore. Ma voi parlate del taser, ma guardate che lo spray a peperoncino, che ormai ognuno si può comprare, lo compriamo da 10 anni tutti quanti, ognuno per le proprie cose. Ci sono i poliziotti, una parte, che ancora arriva in caserma, ce l'ha in tasca, lo deve lasciare nell'armadietto perché non lo può portare in servizio. Non sto parlando ovviamente delle attività di coloro che sono volanti e stradali o quelli che sono esposti, che quelli ce l'hanno in dotazione, ma gli altri non lo possono teoricamente portare. C'è un paradosso, vi rendete conto? Ce l'abbiamo in tasca, ce lo dobbiamo togliere. Ma è uno Stato questo? Questa è una barzelletta, non è uno Stato. Grazie ancora alla signora. Non ringrazio solo voi, ovviamente, che siete intervenuti, il moderatore soprattutto che ha gestito questa serata, ma io, la mamma di Mario, perché la mamma di Mario rappresenta per noi la mamma di tutto il popolo italiano, la mamma che ha sofferto e la mamma che ha gestito una situazione che davvero bisognerebbe solo inchinarsi ogni volta, e questo applauso lo dovrebbero fare a Genova nei confronti di Catanzaro, no il contrario. Grazie.